Abbiamo 30 presentati. Ah, per questo due cose. Non prima. Non è. Bene. Riprendiamo i lavori dopo questa interruzione, diciamo ricca anche di scambi, di sorrisi, che era un po' anche l'obiettivo, cioè fare una giornata di studi in memoria, ma anche creare l'occasione per allargare la rete dei collaboratori, amici, simpatizzanti, creare l'occasione di scambio e di attivazione di nuove attività, nuove idee, nuovi progetti. Quindi finora va perfettamente in linea con i migliori auspici della vigilia. E apro la seconda parte quindi della giornata, ma tornando su alcune cose che sono state dette questa mattina. Anzitutto, appunto, io dirigo il Museo dell'Industria del Lavoro di Brescia. Ecco, non è una cosa scollegata rispetto a molti discorsi che sono stati fatti questa mattina. In particolare, se vediamo il museo, che è un museo a rete, sono varie sedi. Ecco, due delle sedi realizzate sono perfettamente in linea con quanto si è detto oggi. Questo è il Museo del Ferro, che è centrato sull'utilizzo dell'acqua come fonte di energia. Ci sono delle ruote idrauliche che muovevano una fucina. Questa ruota in realtà produrrebbe elettricità se i vicini non fossero così bellicosi da impedirci di farla girare, pena. Vedremo di ovviare il problema, però insomma. L'intenzione è questa, insomma, di raccontare passato, presente e prospettive delle energie rinnovabili. Se andiamo alla seconda sede del magazzino visitabile, in cui dentro, ecco, questo è interessante, la collezione include almeno una decina di reperti direttamente connessi ai discorsi di oggi. C'è una pompa solare che è stata restaurata non molto, ci sono i due modelli di reattori nucleari di Caorso, citato stamattina, e di Trino, a sottolineare che il lavoro di raccolta del materiale è sempre stato fatto nella duplice ottica, cioè di raccogliere materiale che va nella direzione, diciamo, delle neotecniche, ma anche raccogliere materiale centrale nell'altra grande alternativa, che è stata citata spesso stamattina, cioè quella del nucleare. È l'unico, il lavoro recente che è stato fatto sul nucleare in Italia è stato basato in gran parte su materiali che sono in archivio, ma ci sono anche dei pezzi unici, sono pezzi dell'Ansaldo, grandi modelloni, e sono dentro lì. Poi c'è il Museo dell'Energia Idroelettrica di Cedevolo, che appunto sono cose già dette, ma qui c'è una cosa interessante, perché adesso Fabio va un attimo avanti, lì è stato realizzato e poi esposto all'esterno del museo un distillatore solare che è stato realizzato sulle indicazioni di Giorgio Nepia. Questo è il suo schema che è stato utilizzato proprio per la realizzazione del piccolo impianto, è sostanzialmente un dissalatore. Questo è il pezzo finito lo si trova adesso, non siccome stanno facendo i lavori davanti al museo, non c'è la foto ma normalmente lo si trova prima di entrare al museo sulla destra. È una testimonianza poco materiale del senso anche del museo, che vorrebbe portare anche su scala tridimensionale, radicata nel territorio, e avendo anche un tipo di rapporto diretto con, diciamo, col grande pubblico e con in particolare gli studenti, di far passare questa attenzione per le neotecniche, le tecnologie alternative e una serie di discorsi che in parte abbiamo accennato già questa mattina. Comunque, non mi dilungo oltre su questa parte, non mi dilungo oltre nemmeno nella presentazione del prossimo relatore, che è per noto, quindi passo subito la parola a Marino Ruzzi. Non sappiamo chi è.
È timido, non è per questo. Chiedo scusami, non sono molto in forma fisicamente, quindi comunque insomma cercherò. Tu anche interrompimi a un certo punto, perché parlando di Giorgio Nebbia mi faccio prendere la mano, quindi allora, 5-10 facciamo, diciamo nel mezz'oretta testa, no? Quindi ai 40 ti do il segnale. Sì, 5 minuti prima mi do il segnale. Allora io, diciamo, la tematica del mio intervento ruota attorno a quello che io penso e ritengo, ho scoperto anche recentemente, se volete, sia l'asse fondamentale della ricerca scientifica di Giorgio Nebbia. Giorgio Nebbia, abbiamo visto, si è occupato di tanti temi a livello di divulgazione scientifica, ma a livello anche di militanza ambientale, veramente un arco di problemi enorme. Però Giorgio Nebbia è stato anche un professore dell'Università di Bari, di merceologia, e ha sviluppato un filone di ricerca scientifica in quell'università durante fondamentalmente 30 anni, in realtà è durato 50 anni, ma che ha avuto un'interruzione ovviamente per 10 anni, che è stato già citato, è stato parlamentare del sinistra indipendente per conto del Partito Comunista. Mi occuperò essenzialmente di questo. Questo filone a cosa si rifà? Il sottotitolo del mio ultimo libretto, appunto, l'ecologia comanda l'economia, cioè il tema centrale del suo interesse è il rapporto tra ecologia e economia, rapporto tra ambiente e tecnica, rapporto tra natura e industrializzazione. Quando parliamo di industrializzazione, ovviamente parliamo di industrializzazione in senso ampio, compresa appunto l'agroindustria, di cui si è parlato l'altro giorno appunto in questa sede. E questo è stato il nucleo essenziale del suo interesse e della sua ricerca scientifica. Prima di toccare questo tema, però, mi sento in obbligo di dire due cose che avrebbe dovuto dire in realtà Pierpaolo Poggio, che non è qui con noi, perché era lui che doveva spiegare questo, illustrare questo punto, che non è emerso ancora, ma che a me sembra decisivo. Pierpaolo Poggio, io sono in contatto continuo con Pierpaolo, Pierpaolo Poggio sta abbastanza meglio, l'ho invitato a venire perlomeno a un incontro, insomma, ma non se l'è sentita. Aggiungo anche io, credo, lo dico, dice Paolo e altri, insomma, Bresciano, io credo che dobbiamo trovare comunque un momento in cui Brescia riconosca ufficialmente, pubblicamente, il grande contributo che ha dato Giorgio Nebbia a questa città. Perché questo bisogna fare. Scusate, Pierpaolo a questa città. Credo che questo passo sia assolutamente necessario, dopodiché forse continueranno a tenere più Brescia, non lo so, spero di no, spero che torni. Comunque ha ripreso a seguire Alto 900, l'ultimo numero l'ha seguito, ci ha dato anche dei consigli, e quindi io credo che questa cosa la dobbiamo fare. Pierpaolo cosa avrebbe dovuto spiegare? Avrebbe dovuto spiegare perché Giorgio Nebbia capita a Brescia, perché Giorgio Nebbia arriva in Fondazione Michele. Si è detto nel 1999 fonda Altro 900. Beh, ma perché si mette nel 1999 a fondare Altro 900 assieme per Pierpaolo Poggio? Il motivo per cui Giorgio Nebbia arriva, per nostra fortuna, a Brescia, e fa tutte le cose che qui sono già state citate, ha a che fare con quel tema che prima citavo. Perché Giorgio Nebbia, appunto, tra le altre cose, per propri interessi scientifici, ha seguito tutti i vari incidenti industriali che si sono verificati nel nostro paese, a partire da Seveso, che ha seguito direttamente con Virginio Bettini, con Laura Conti. Contemporaneamente l'altro grande incidente, sempre in quell'anno, di Manfredonia, dell'Enica di Manfredonia, di quella fuga terribile di arsenico. Lui era tra l'altro in Puglia, quindi necessariamente
ha seguito direttamente quella vicenda, e poi via via tutte le altre vicende, perché qui è stato detto che è stato amministratore a Massa, ma perché Giorgio Nebbia fa amministratore a Massa? Certo, aveva anche una casa lì di vacanza, ma il motivo non è quello, perché il Partito Comunista allora era appunto, forse era senatore, o senatore o deputato, quindi era sinistra indipendente, il Partito Comunista gli chiede, tu devi seguire la vicenda Farmoplan, perché dove fai l'amministratore dall'85 all'87, perché nell'80 prima, l'84 c'è quel gravissimo incidente anche lì industriale della Farmoplan, e quindi lui viene mandato non come amministratore ma consigliere comunale dall'85 all'87 per seguire tutta la lotta popolare straordinaria che si sviluppa in quel territorio, nel territorio appunto attorno alla Farmoplan. E poi ovviamente segue tutta la, perché siamo lì, siamo nel cuore del rapporto industria ambiente, capite? Cioè queste vicende sono cruciali, ecco, per studiare, ecco, gli effetti appunto dell'industrializzazione novecentesca sull'ambiente, sull'ecologia. E poi segue tutto il disastro della McNally, che se non sbaglio, adesso vado a memoria, è dell'87, della McNally, che lo sappiate, no? di quella nave del porto di Ravenna, dove 13 operai che lavoravano dentro nel deposito sotto vengono intossicati, muoiono 13 operai, muoiono, e quindi da lì viene costituita su sua iniziativa un'inchiesta sugli incidenti industriali e sulle industrie a rischio rilevante nell'88, e lui è protagonista di tutta questa attività finché è parlamentare, e in quell'occasione viene a Brescia a visitare la CAF. E lì inizia il suo interesse per Brescia, perché rimane, se volete, colpito, scioccato da una fabbrica chimica in pieno centro urbano. Aggiungo anche, se permettete, questo, quella visita di Giorgio Nebbia alla CAFO è la responsabile del fatto che Giorgio Nebbia mi ha imposto di fare la storia della CAFO. Esce da lì, obbligato a fare la storia della CAFO. Quando ci siamo conosciuti, io l'ho conosciuto nel 91, invitandolo a Brescia a presentare appunto Sviluppo Sostenibile, che è del 91. E da lì inizia appunto il suo realizzo personale con Giorgio Nebbia. E con la Fondazione Micheletti, sempre legato a questo filone che è fondamentale per Giorgio Nebbia, scienziato, legato a questo filone, nel 94-95, questa dovrebbe essere la testimonianza di Pierpaolo si imbatte per ragioni territoriali nella vicenda dell'Acna di Cengio, della Valle Bormida, che è della sua zona, del suo territorio. Anche lì c'è un movimento popolare di protesta, uno dei più grandi anche lì, inquinamenti industriali prodotti sul territorio nazionale. E Giorgio Nebbia cosa dice? Quindi Pierpaolo contatta Giorgio Nebbia, perché Pierpaolo come sottoscritto, diciamo, io sono storico dilettante, lui è un storico un po' più importante di me e non solo storico, ha bisogno di un chimico e si rivolge a Giorgio Nebbia, perché appunto e da lì, se vogliamo, è quel testo lì, io volevo portarlo a far vedere, ma l'ho dimenticato a casa, è una storia d'alto rischio, appunto, è la storia di questa Acna di Cengio che esce nel 96 e che esce con la parte, diciamo, storico-tecnica, perché Giorgio Nebbia cosa dice? Noi per capire gli incidenti e per prevenire gli incidenti industriali, noi dobbiamo conoscere la storia produttiva di quell'impresa. E per le bonifiche a maggior ragione, se noi studiamo la storia di quell'impresa, ecco qua la storia che non è, in questo caso, storia, come dire, per divertirsi, diciamo, per sorridere, è una storia molto militante, se volete anche molto dura, perché fa emergere quello che sono le sostanze, appunto diceva Giorgio, mi ha spiegato quando mi ha aiutato a fare la storia della CAFRO, ha dato lui la storia della CAFRO, è stata la mia guida continua. Capire
che sostanze, che molecole sono entrate nel processo produttivo, come nel processo produttivo queste molecole sono state trasformate e cosa è uscito. Cosa è uscito nell'aria, nell'acqua, nel suolo, nelle produzioni, nelle produzioni. Se non si fa questo lavoro, non si capisce appunto la pericolosità di un'industria, di un'impresa, e non si sa neanche come porre mano nel momento in cui c'è un incidente per in qualche modo mettere in sicurezza la situazione e per anche procedere alla bonifica. Quindi Giorgio pubblica con Pierpaolo in quel libro appunto la storia tecnica, tecnologica, chimica e dell'anno. E da lì è da lì che Giorgio Nebbia arriva a Brescia, perché sempre in quell'anno, l'anno centrale, il 96, quando poi Giorgio Nebbia mi obbligherà a fare esattamente nel 96 la storia della Caffaro, nel 96 si tiene un convegno qui in Fondazione, il primo convegno su questo tema. Il titolo non me lo ricordo perché è quell'appunto lì, ma ce l'abbiamo. Purtroppo gli atti non furono pubblicati, un convegno molto interessante, durò un'intera giornata, lo tenemmo lì al San Carlino. Al San Carlino, ovvero fondamentale, proprio su questo tema qua, il rapporto industria e ambiente, e con diverse relazioni, mi ricordo anche ci fu una relazione di Assennato, di Alessandro Assennato, quello Giorgio Assennato, quello di poi divenne direttore dell'ARPA in Puglia e altri appunto su questo tema. E lì che inizia la collaborazione strettissima tra Giorgio Nebbia e la Fondazione. È questo il filone che porta nel 99 alla costituzione del Centro di Storia Ambientale e al 900 sottotitolo Ambiente, Tecnica e Società. Che è poi il programma di Giorgio Nebbia da sempre. Ecco, mi premeva ricostruire questo perché mi sembra fondamentale anche di Giorgio Nebbia storico, perché Giorgio Nebbia è anche storico dell'industria e storico appunto del rapporto tra industria e ambiente, e ha insegnato a noi a diventare storici di noi, anche Pierpaolo se volete, perché poi con Pierpaolo abbiamo pubblicato una serie di lavori sostanzialmente suggeriti e diretti da Giorgio Nebbia, tutti i lavori che abbiamo pubblicato da allora fino a quest'ultimo, se volete, anche se Giorgio non c'è più. Detto questo, torniamo al problema. Problema rapporto ecologia-economia. Perché Giorgio Nebbia arriva a fare di questa questione la questione centrale della sua ricerca? Tu prima hai fatto vedere appunto il distillatore solare. Sapete di quando è questo distillatore solare? Questo distillatore pubblico, il primo suo saggio scientifico sulla rivista Chimica e Industria, parlando del distillatore solare, ma in quel saggio lui spiega perché ci vuole un distillatore solare, spiega perché l'energia solare è di gran lunga superiore a qualsiasi altra energia. Cioè c'è una premessa in quel saggio che è fondamentale. Sapete di quando è? Del 1954. 1950. Capite? Con il suo distillatore solare, i colleghi, perché lui insegna alla facoltà di economia, questo è il problema. L'handicap per lui, per certi aspetti, ma anche il vantaggio, perché i colleghi economici lo sfidano. Vabbè, ma questo distillatore solare non è conveniente economicamente, è conveniente rispetto alla distillazione, diciamo. Siamo nell'epoca in cui ormai il petrolio era, come dire, regalato, no? Distillare con l'energia fossile, bazzecola, è vantaggioso creare tutto quel sistema perché richiede, cioè, un esempio di un distillatore solare, adesso non abbiamo tempo per spiegare come funzionava e le questioni anche tecniche di manutenzione complesse legate a un distillatore solare, e l'obiezione di fare è quello, è conveniente sul piano economico. Ovviamente a quel punto Giorgio Nebbia, che è un merceologo con quell'impostazione di Ciusa di cui abbiamo visto stamattina, ci ha parlato Luigi Piccioni, Giorgio Nebbia dice io non devo fare solo un calcolo monetario, devo fare anche un altro calcolo, se quella tecnologia lì è conveniente o no.
è chiaro che se mi limito al calcolo monetario non capisco. Non capisco. E allora da lì comincia il suo lavoro di ricerca, quello che è stato spiegato stamattina da Klaus e da Franco, che porta là. Che è il lavoro di ricerca per cui Giorgio Nebbia è riconosciuto a livello internazionale. Che io ho scoperto, guardate bene, pur conoscendo Giorgio Nebbia da 30 anni, io l'ho scoperto qualche anno fa quando mio figlio fece appunto la commemorazione della morte di Giorgio Nebbia e evocò questa attenzione, questo interesse internazionale per la ricerca scientifica di Giorgio Nebbia. Esattamente non l'avevo capito, non l'avevo capito, ma credo che non l'abbiamo capito in tanti in Italia, tanto è vero che Giorgio Nebbia è più apprezzato e conosciuto all'estero che non in Italia, per questo suo contributo che è fondamentale. E che nasce da lì, nasce dalla sfida che gli fanno i suoi colleghi della facoltà di economia, una facoltà di economia, lui è un chimico che si occupa di microbiologia, una facoltà di economia, che ci azzecca, direbbe quello là. E allora, lui raccoglie la sfida. Lui raccoglie la sfida e nel 72, perché quella vicenda lì inizia esattamente 50 anni fa, la storia dei piotti che abbiamo visto stamattina, inizia 50 anni fa. Nel 72 dice, bene, io chiedo, e riesce a ottenerlo, di istituire un corso di ecologia in questa facoltà di economia. Si aspetta uno scandalo, perché l'ecologia fino all'epoca era considerata una disciplina che apparteneva alle scienze naturali. Tutti gli grandi ecologi, chi ha scoperto, chi ha fondato il termine ecologia, Haeckel era uno zoologo, biologo, ma anche Commoner, se vogliamo, ma tutti, anche Westfield, un altro considerato un altro grande diciamo, anticipatore dell'ecologia, era un biologo, un etologo, perché era una scienza naturale. Perché una facoltà di ecologia in una facoltà, cioè un corso di ecologia in una facoltà di economia? Questo è il punto centrale, secondo me la grande intuizione, grande innovazione di Giorgio Nebbia. Guardate bene, è la prima, sicuramente in Italia, ma io credo in Europa, perché c'erano già corsi di ecologia, ma erano appunto nelle facoltà di scienze naturali. Non c'era un corso di ecologia in una facoltà di economia. E lui lo spiega, c'è questa relazione, credo la dovremo, faremo il prossimo numero, altro 900 sul 1972, la pubblicheremo integralmente. Io nel libretto la pubblico a straccio, ovviamente per ragioni di spazio. È una relazione strepitosa, lì c'è dentro tutto. Cioè lui dice, allora, cos'è l'ecologia? No? Haeckel, che l'ha fondata, dice, l'ecologia è l'economia della natura. Così l'aveva coniata Haeckel, no? Inventa il termine ecologia spiegando che cos'è. È l'economia della natura, ovvero cosa vuol dire, no? L'economia della natura. L'ecologia, appunto, cito Nebbia, come lo studio dell'economia della natura, cioè dà una misura abbastanza precisa di questa disciplina che studia precisamente la contabilità, perché anche l'ecologia è contabilità, degli scambi tra energia, risorse chimiche, inorganiche e organiche, e esseri viventi e ambiente. Chi si occupa di ecologia nello scambio, gli studia appunto, studia questo, cioè lo scambio dalla natura agli esseri viventi e poi dagli esseri viventi all'ambiente di energia e di molecole, di chimica organica e di chimica inorganica, di sostanze, di materie. Questa è l'ecologia. Allora, l'economia invece, l'economia umana invece è un'altra cosa. L'economia umana è fondata sul calcolo monetario. Sul calcolo monetario e sul prodotto interno lordo misurato in termini monetari. Ma dice Giorgio Nebbia, ma questo calcolo monetario, questa misurazione appunto in termini monetari del PIL, non mi aiuta a capire che cos'è effettivamente l'economia dal punto di vista materiale, cosa succede nella realtà concreta dell'economia umana. Perché anche nell'economia umana c'è questo passaggio di molecole, se vogliamo, di energia dall'ambiente, di materia, di sostanze,
dentro il processo produttivo e poi queste in qualche modo vengono restituite, degradate, ahimè, lo spesso, all'ambiente. Se io questo processo non lo conosco, non lo studio, non posso assolutamente pensare di affrontare le crisi ecologiche. Tenete conto, siamo nel 72, quando Giorgio Nebbia dice siamo, è l'anno clou della cosiddetta primavera ecologica. Perché noi, i ragazzi, io sono stato recentemente a Venezia, un convegno con la crisi, un sacco di ragazzi, i ragazzi pensano che l'ecologia sia stata scoperta qualche anno fa. Se l'abbiamo scoperta, credo che per me. Nel 72 era il vecchio della primavera ecologica, tra l'altro con la formidabile autoironia di Giorgio. Giorgio dice in quella relazione, guardate bene, sì, dobbiamo studiare il corso di ecologia, lo dice ai suoi colleghi, lo spiega all'università, che ha anche l'ecologia di moda, e poi aggiungo, e però, come tutte le mode, è destinata nel 72 ad andarsene. Quindi lui dice, noi dobbiamo trasferire questa contabilità che vale per il sistema vivente, questa che ci hanno spiegato gli ecologi ci hanno spiegato appunto esattamente questo rapporto stretto tra ambiente e esseri viventi, questo tipo di calcolo dobbiamo portarlo dentro l'economia. Se vogliamo capire qualcosa, c'è la sua critica al prodotto interno lordo, in questa, sempre in questa relazione, che è anche molto simpatico, perché appunto Giorgio aveva sempre il sorriso sulle labbra, in cui racconta che pensate perché il prodotto interno lordo no? E cita una sorta di storiella, no? Di parabola delle famose due sorelle, no? Una fra l'entrepreneur, no? Diciamo, e prende soldi e fa girare l'economia, contribuisce attivamente al prodotto interno lordo, l'altra si occupa della cura della casa, di preparare da mangiare, eccetera, conta zero per l'economia, per il prodotto interno lordo conta meno di zero, invece l'entrepreneur è quella che vale, insomma. Questo per rappresentare perché il prodotto di livello lordo e il calcolo monetario non serve assolutamente a nulla. E non serve assolutamente a nulla se si vuole davvero affrontare la crisi ecologica. Con il calcolo monetario non si capisce nulla. Cioè è come mettersi delle lenti deformanti, capite? Affrontare la questione dell'economia con delle lenti deformanti. Per avere delle lenti che vedono che cos'è il rapporto tra economia ed ecologia, tra industria, ambiente, già, io devo adottare quell'altro tipo di calcolo. Finito? Forse no? Comunque ho finito, perché le cose essenziali mi sembrano queste. Non voglio tirare per le lunghe, ci sono gli altri che vogliono. Ovviamente in tutto questo lavoro, in queste intuizioni di Giorgio Nebbia, conta molto la sua lettura di Marx. Recentemente sono usciti dei testi molto importanti su Marx e l'ecologia, no? Su Marx e l'ambiente. Conta molto perché in Marx c'è un'attenzione esplicita alla questione del metabolismo dell'economia umana, del metabolismo sociale, cioè il fatto che l'economia umana comunque si basa su un rapporto tra natura, l'attività trasformativa dell'uomo e poi quello che alla natura viene restituito da parte dell'economia. No? E Marx non parla solo di alienazione della forza lavoro, del lavoro, ma anche di alienazione della natura da parte del sistema capitalistico. E non solo, ma c'è una parte che tra l'altro interessava molto a Giorgio Nebbia, che credo interessi molto anche a Berton, no? Perché a un certo punto voi sapete che Marx aveva anche un grandissimo interesse per le scienze naturali, cosa anche questa sottovalutata. Marx non si è occupato solo di scienze, lui era un filosofo di formazione, poi si è occupato di scienze sociali, ma si è molto occupato di scienze naturali. In particolare era molto interessato alle ricerche di Gustav von Liebig, quello che ha inventato i famosi gas concentrati di Bohr. Gustav von Liebig, e scopre, diciamo, quella che viene chiamata poi la Liebig stesso, se non sbaglio, la chiamò la sua terza legge, no? Perché Liebig aveva scoperto come i suoli potevano essere resi più fertili con l'aggiunta di
ammendati, che all'epoca erano fondamentalmente naturali, che erano di origine naturale, non ancora di origine sintetica. Stiamo parlando dell'Ottocento, secondo metà dell'Ottocento, quindi prima che arrivasse la cosiddetta rivoluzione verde. Irving inizialmente sosteneva che questo aumento della produttività dei terreni possa essere, come dire, illimitata. Poi scopre Liebig, si rende conto, e introduce la terza legge, che oltre un certo limite, io posso, è già emerso anche stamattina questo discorso, no, a proposito della velocità nella natura, io posso buttarci dentro fertilizzanti nel suolo, non so, ma oltre un certo limite la produttività non aumenta più. Si blocca, l'aumento della produttività si blocca, perché appunto, dice Liebig, vi è un limite naturale. Vi è un limite naturale all'aumento della produttività. Io posso, ma oltre un certo limite. E su questa base, Marx, siamo nell'ultimo Marx ormai, che non è, queste cose le ha lasciate negli appunti, non le ha neanche scritte ufficialmente, non si trovano neanche sul Capitale, sono negli appunti che... La tesi di Laude su Epicuro. Sì, vabbè, questo certamente, ma anche le riscoperte, non solo di Epicuro, ma le scoperte di Aristotele, della crematistica, del crematistico di Aristotele. Sì, ma queste sono cose. Sto parlando del vecchio Marx, del Marx che sta lavorando al Capitale, che non riesce appunto a concludere, che scopre questo elemento e dice. Noi dobbiamo fare i conti con il limite naturale della crescita. Cioè la natura più di tanto non ci potrà dare. Ecco, questa è una lezione che Giorgio, secondo me, Giorgio è attento, lettore di Nebbia, perché in fin dei conti quel discorso che si faceva stamattina da parte di Claus e di Franco, e che io ho cercato di ricostruire la sua evoluzione storica, di come è nato, come si è sviluppato, ha a che fare proprio col metabolismo. Cioè si tratta di pensare che le merci, Franco diceva, una industria, ma può essere anche la nostra gestione familiare, della nostra vita in casa, hanno un metabolismo come gli esseri viventi, e noi dobbiamo affrontare quindi la questione economica, considerarla come parte del metabolismo generale della biosfera, sapendo appunto che per fare questo però dobbiamo fare quel lavoro che è finito, si conclude nel 2002, quando Giorgio Nebbia sostanzialmente smette il suo lavoro di ricerca per ragioni di età e pubblica il risultato finale di questo lavoro, iniziato nel 72, no? Meglio, iniziato molto prima, ma progettato nel 72 con il corso di ecologia nella facoltà di economia di Bari, e che si conclude nel 2002 pubblicando il prodotto interno materiale lordo per l'Italia all'anno 2000, con una tabella ovviamente non l'ho potuto pubblicare perché non ci sta sul libro, una tabella di 90 voci item in ingresso, di materia in ingresso e di materia in uscita, per la questione della conservazione della materia e energia di cui si diceva appunto stamattina. Contributo fondamentale, finisco, che fine ha fatto questo contributo in Italia? All'epoca c'era ancora una parvenza di rifondazione comunista, mi pare, e venne proposto un progetto di legge nel Parlamento per introdurre questo sistema di calcolo stabilmente nel nostro paese. No? Poter capire che succede dal punto di vista dell'assorbimento delle risorse naturali, dal punto di vista poi ovviamente dell'impatto dell'economia nell'ambiente, sul piano qualitativo e quantitativo. Il progetto di legge non è pure andato mai in discussione, e questo capitolo di Giorgio Nebbia in Italia rimosso, totalmente rimosso, e ripreso per fortuna a livello internazionale. Il livello internazionale va avanti nel nostro paese, a mio parere, purtroppo, ma sarebbe il caso di si riprendere, perché non se ne esce. Noi possiamo predicare dicendo il prodotto interno lordo non funziona. È vero che non funziona, ma cosa deve funzionare allora? Giorgio Nebbia ci ha detto cosa deve funzionare. Vogliamo impostare davvero la transizione ecologica?
da questo percorso del genere non si può prescindere. Se si vuole andare da qualche parte, se no si fanno chiacchiere. Grazie. Grazie Marino sia per aver gettato luce su questo capitolo proprio di origine dell'intreccio tra la storia scientifico-culturale di Giorgio Nebbia e la condizione sì. Che detti. Sì, beh, non ero tanto lì. Sia quindi per aver gettato luce su questo primo capitolo dell'intreccio tra la biografia culturale scientifica di Giorgio Nebbia e la Fondazione Micheletti, sia per aver portato di nuovo l'accento su questo capitolo della produzione culturale e scientifica di Giorgio Nebbia, quindi rapporto ecologia e economia, ma quindi industria e ambiente. Tra l'altro è un lavoro su cui Marino in particolare ha lavorato, c'è un sito collegato alla Fondazione Micheletti, impatto dell'industria intensiva sul territorio. Che avevamo iniziato, bisogna dire, Giorgio Nebbia ci aveva costretto a costruire un atlante, diciamo, storico dei casi di inquinamento da parte di industria con l'ambiente. E avevamo costruito un progetto con Giorgio e con Pierpaolo, avevamo tentato anche di avere finanziamenti, non si è visto mai neanche un euro. Però il sito l'abbiamo costruito, vi sono già una serie di casi e tutto da costruire. Aggiungo anche che Giorgio mi ha regalato prima di lasciarci, lui aveva un suo archivio su questo, cioè mi aveva insegnato a farlo io ce l'ho, io personale, un grande archivio ormai sul mio computer per regione, per provincia, ma anche lui aveva questo archivio, me l'ha passato, tutto un materiale lì, se c'è qualche giorno vuol metterci le mani, sarebbe molto interessante completare questa impresa suggerita da Giorgio Nebbia. Per ora c'è il sito con già dei materiali importanti, ma che sarebbe molto lavoro da fare per gli storici, perché questo è un filone di storia ambientale, scusa questo, non ti ho dimenticato. È un filone di storia, stamattina si è parlato di storia ambientale, ma questo è il filone di storia ambientale più trascurato. E questo non si occupa nessuno in Italia, perché è un filone tosto. Nessuno quasi, non mi chiedi. Li conosco tutti. Simone, mi salvo, dai, qualcosa. Sì, Simone, ma anche quella che ha fatto la storia, la Malavasi, che ha fatto la storia di Manfredonio, cioè insomma, siamo mostriamo. Sì. No, che invece è un ambito che ha molto a che fare proprio con la prospettiva che dovrebbe continuare a tenere la Fondazione Micheletti su questo tema, che è appunto la prospettiva specificamente storica. Quindi è un tema, penso anche a livello di sensibilizzazione, cioè questo discorso che hai fatto dell'ecologia prima di Greta, è un tema anche a livello proprio di didattica rilevante. Proprio anche a livello di scuola. Vabbè, adesso questi sono commenti che lasciamo qua alla fine. Posso fare un commento, è anche importante perché c'è un appiattimento del discorso ambientale sulla questione delle emissioni. Cioè si sta tutto riducendo ormai solo alla questione del cambiamento climatico e delle emissioni. Mentre il problema ecologico è molto più complesso, ha molte più dimensioni, più... E anche per questo è importante, credo. Per mantenere vivo invece la questione ambientale in relazione agli altri inquinanti, alla produzione, agli ecosistemi locali. Sì, e poi c'è, tanto proprio alle cose che sono uscite, approfondendo un po' il discorso, si capisce che sì, studiare gli shock, diciamo, industriali, cioè i momenti in cui l'industria impatta in maniera devastante sul territorio. Questa attenzione qua non viene da una prospettiva astrattamente anti-industriale, anti-tecnologica, perché questo è un punto. Cioè, viene fatta nell'ottica di andare verso le tecnologie appropriate. Quindi non si va verso una reazione semplicemente
antimodernista, che è spesso la reazione che viene presunta da critici di questa attenzione, ma va fatto in quella direzione lì. Va nell'idea di imparare dagli errori e andare in direzione di una tecnologia appunto meno impattante, il famoso orizzonte delle neotecniche, che è Manfort, Nebbia, ma che è patrimonio comune dei ricercatori collegati, insomma, a questa prospettiva. Mettiamo un attimo in stand-by questo discorso, anche se il prossimo intervento non è disomogeneo, è un intervento di Marinella Correggia, che chiamo qui. Adesso abbiamo anche... eccolo qua. Eccolo. Che ci parlerà della violenza delle merci. Allora, Marinella, beh, avete visto la descrizione, non richiamo nel dettaglio, però mi sembra che i due poli principali siano l'autopresentazione come autrice militante, no? E quindi c'è attenzione all'ambito dell'ambiente, una forte attenzione all'antimilitarismo. Sì. Perché allora si è parlato, Marino prima ha parlato del 1991 e prima mi ha chiesto se ci sono i materiali di Nebbia riguardo la guerra in Iraq, che era quell'anno lì. Sì. Quindi è anche questa è una storia, una delle storie, uno dei fili che corre parallelo, no? Tutta la storia di Giorgio, e saranno sicuramente temi che richiamerai nel tuo intervento. Fa pure con calma, perché sì. Tempo, diciamo, ce n'è, però io tra un po', qualche minuto prima del trentesimo, io te lo segnalo. Sono anche scritta in modo da non partire per tangenti. Intanto volevo ringraziare soprattutto Marino per questo invito. L'ultima volta che ci siamo visti era al funerale di Giorgio nel luglio del 2019. Da luglio 2019 ho mandato la foto, ma non so se si può vedere, in un frutteto di collina c'è un melo di una varietà antica, Abbondanza Rossa si chiama, originario dell'Emilia Romagna, questa varietà antica, che è dedicato con piastrella a Giorgio Nebbia, insieme ad altri grandi ai quali sono dedicati altri alberi. Del resto penso che un albero da frutto, anche simbolicamente, sia molto adatto a una persona come Giorgio, no? Così generosa, così positiva, che regalava tutto come gli alberi da frutto regalano: nutrimento, che poi si può seccare al sole, ossigeno, ombra, protezione del suolo, humus quando cadono le foglie. C'è una vignetta bellissima, la dico a chi magari ha a che fare con le scuole, non riesco a ritrovarla, ma me la ricordo bene, c'è una bambina, un disegno. Una bambina sotto un albero e sta perdendo le foglie quest'albero. Allora la bambina gli dice: ma scusa, ma tu già ci hai regalato i frutti, l'ombra, l'ossigeno, adesso anche le foglie ci regali. Mi sembra molto, molto bella questa immagine per appunto una persona che era molto generosa, come detto anche Giovanna Ricoveri, direttrice di CNS, Capitalismo e Natura Socialismo. Giorgio era generoso del suo sapere e del suo tempo, oltre ad avere un'altra grandissima qualità, che era non essere narcisista. Infatti lui rispondeva alle email, era davvero impressionante in questo senso. E, ecco, stamattina si è parlato molto del sole. Prima di parlare delle merci oscene, vorrei ricordare questa frase bellissima di Giorgio, che è poetica, l'aveva scritto su un articolo del 2018 sull'extraterrestre, con cui collaborava generosamente come tutto quello che faceva. La frase è stupenda. Il verde, virgola, unica fonte, virgola, mossa dal sole, virgola, della vita. Adesso bisognerebbe separarla riga per riga, e quindi viene proprio una piccola fotografia poetica della realtà. E nello stesso periodo, a proposito invece del fossile, no, delle miniere insanguinate, scriveva agli africani il dolore e la fatica del lavoro.
Ecco perché aveva questa sensibilità internazionale. Allora, Giorgio, appunto, nella sua critica ambientalista del capitalismo a partire dalla scienza, del ciclo delle merci, continua a dimostrarsi così attuale, e sono molto curiosa poi di leggere il libro di Marino sul rapporto su Giorgio come pioniere della decrescita, precursore della decrescita, così attuale che, come accade per altre figure di veri grandi, e io cito per esempio Thomas Sankara o Kumarappa, l'economista di Gandhi, un grande pacifista, viene da chiedersi spesso che cosa direbbe Giorgio di fronte a questa situazione, non lo so, adesso la guerra, la crisi di vario tipo, e questo perché appunto lui obiettivamente rimane un riferimento. Partendo dalla sua materia di insegnamento, la merceologia, cioè questo universo di oggetti fisici materiali venduti e acquisiti in cambio di soldi, e cito Giorgio, illustrava appunto questa spirale di distruzione e anche di morte, e a questo proposito lui aveva coniato questo termine merciocene, che mi sembra adattissimo per le armi e anche per tutta la partita nucleare, perché, e qui cito di nuovo, oltre ad assicurare il massimo profitto dell'imprenditore e ad aver bisogno di un continuo ricambio, le armi soprattutto misurano la propria efficienza in termini di effetti letali, cioè se vanno bene vuol dire che ammazzano tanto, no? Le armi migliori sono quelle che ammazzano meglio, per umani, natura e beni materiali. E se pensiamo alle guerre, molte delle quali abbiamo fatto noi a partire appunto dal 91, quando Giorgio era sicura all'opposizione in Parlamento, questo ci è molto chiaro. E poi aveva coniato anche il termine di merci sbagliate e violente. In fondo mali, no? Si parla spesso dei beni materiali, no? A volte sono mali materiali, quindi merci sbagliate e violente, che erano nei suoi scritti, e qui anche cito, le merci energivore, consumatrici di molte risorse, inquinatrici, poco durevoli. E lui sintetizzava semplici occasioni di ambizione e di spreco. Ecco, queste erano le merci sbagliate e violente. E qui poi c'è un'altra citazione, ma ho paura di non avere abbastanza tempo. E comunque l'elenco delle merci violente è infinito, ovviamente violente dal punto di vista del risultato finale dello smaltimento, ma anche del processo di produzione, no? Quindi tutto ovviamente il ciclo di vita di un prodotto, di un male o di un bene. E allora viene da pensare alla necessità di non produrre proprio certe merci, oltre a cambiare i sistemi di produzione, e anche la riconversione. E qui dirò qualcosa proprio di un suo suggerimento. Giorgio, appunto, come ho detto, era così paziente da rispondere alle mie email. Io l'avevo incontrato negli anni 90 per via appunto di Capitalismo, Natura, Socialismo. Ci siamo anche scambiati dei messaggi postali, e comunque lui rispondeva alle email e alle richieste. Io gli chiedevo adesione a iniziative contro le guerre, richieste ambientali, merceologiche, poi per timidezza, insomma, non osavo scrivergli continuamente, però, insomma. E, ad esempio, nel 2016 firmò la petizione per la revoca delle sanzioni economiche europee ai danni del popolo siriano, e nel 2018, eccolo, tra i primi firmatari di un'altra petizione pacifista, e cito, chiediamo a tutte le persone di volontà buona e diretto sentire di far giungere la propria voce al Parlamento italiano affinché non rifinanzi le guerre e le stragi in Afghanistan e in Libia. Guerra in Afghanistan 2001, trascinatasi tuttora, guerra della NATO in Libia nel 2011, con risultati tremendi anche dal punto di vista della diffusione del terrorismo, eccetera. E, appunto, Giorgio Nebbia aveva scritto molto sulla questione della guerra, e cito, guerra come fonte di distruzione della vita ma anche della natura. Si era soffermato sulle guerre imperialiste, c'è uno scritto molto interessante che si trova su Altro Novecento, che riguarda anche la sua una carrellata sulle guerre del XIX secolo intanto, e poi il massacro della Prima Guerra Mondiale. E lui scrisse, reso possibile in gran parte con drammatica efficienza
dai successi dell'industria e del capitalismo, le merci oscene, no? Quindi nuove armi, nuovi esplosivi, nuovi strumenti come l'automobile e l'aeroplano, consentirono distruzioni di beni materiali, di vite umane, di ricchezze naturali su una scala senza precedenti e uguagliata soltanto da quando sarebbe avvenuto poco dopo nella Seconda Guerra Mondiale e potremmo anche dire le guerre degli ultimi anni. Il 10 maggio 2018, perché sono andata a rivedere, Giorgio Nebbia mi risponde per email su una difficile questione. L'assenza pressoché totale in giro per il mondo di progetti di riconversione dal settore militare a quello civile, sia per quanto riguarda le industrie che per quanto riguarda le basi militari. Ricordiamo che solo gli USA ne hanno 900 in giro per il mondo e poi tutte le altre. Però mi ero accorta che tranne piccoli studi e piccole ricerche non ci sono tanti esempi, c'è qualcosa, sì, ma poco. L'occasione allora era l'impegno di gruppi sardi per la riconversione economica ed ecologica del territorio dove gravitava la fabbrica di bombe RVM che venivano mandate ai sauditi per bombardare lo Yemen. E Giorgio mi risponde così, e se volete ve lo leggo perché un tema molto importante. Il lavoro, tra virgolette, serve per produrre merci o servizi. In maniera esasperata in una società capitalista, ma in maniera, a mio parere, inevitabile anche in una società comunista, le materie prime e i salari si pagano con i soldi ricavati vendendo merci o servizi. E purtroppo chi fabbrica e vende armi, sia pure merci oscene, se smette di fabbricare armi deve fabbricare qualcosa con le stesse conoscenze dei lavoratori e con le stesse macchine, qualcosa che qualcuno sia disposto a comprare. Si fa presto a dire smettiamo di produrre bombe o aerei da guerra o pistole, ma che cosa si fa fare ai lavoratori che si aspettano un salario per sopravvivere? Certo, dovrebbero fare qualcos'altro, ma bisogna essere in grado di dire che cosa. Mica profumi di lusso, che certo quelli avrebbero un mercato, o poltrone sofà in cui il mercato è disperatamente saturo. Pannelli fotovoltaici, anche quelli hanno problemi di mercato, forse adesso di meno. E quindi agli operai della RVM che cosa dovremmo far fare? Bisogna cambiare macchinari, insegnare a metalmeccanici a fare altro e per questo occorrono tempo e soldi. Purtroppo non mi risulta che appunto siano stati dedicati tempo e soldi ai progetti di riconversione e quindi per gli strumenti di morte c'è sempre mercato e vediamo anche adesso, no, con l'Ucraina quanto mercato c'è per uccidere. E quindi ci sono compratori. E poi finiva dicendo, saltando di palo in frasca, se ci pensi bene la situazione è simile per le fabbriche inquinanti. Ecco. E naturalmente in prima fila nella necessità di riconversione c'è tutta la partita, ci sarebbe tutta la partita nucleare. E qui vorrei sottolineare che Giorgio non usava il termine nucleare civile, perché il termine civile in sé riabilita quasi un, sembra che sia bellino il nucleare civile rispetto a quello militare, no, troppo blando, no, non è civile per niente. Infatti lui parlava di nucleare di guerra e nucleare commerciale, mi sembra più adatta come terminologia. E appunto, dopo in un articolo in cui appunto ricordava l'indicibile bombardamento atomico sulle città giapponesi e la resa del Giappone, finiva, leggiamo le sue parole, finiva la spaventosa Seconda Guerra Mondiale e iniziava l'era nucleare in cui stiamo vivendo, segnata da 2000 test nucleari nell'atmosfera e nel sottosuolo, con relativa contaminazione radioattiva dell'ambiente, 15.000 bombe nucleari ancora presenti negli arsenali, a cui nessun paese sembra voler rinunciare, e che con la loro stessa esistenza rappresentano un continuo pericolo di estinzione della stessa vita sul pianeta. Poi il suo antico impegno era sfociato negli ultimi anni, nei suoi ultimi anni di vita, nella proposta di un gruppo di scienziati ed esperti per lo studio di un mega programma di messa in sicurezza e neutralizzazione dell'immenso arsenale mondiale. E su questo si sarebbe creato, lui diceva, tanto lavoro. Per lui era imprescindibile trovare alternative occupazionali, oltre alla drastica riduzione dell'orario di lavoro. Quanto al nucleare commerciale, nel 2015 Giorgio Nebbia faceva notare rapido oblio rispetto all'incidente alla centrale di Fukushima, che era avvenuto nel 2011, pochi anni prima, e mentre stavamo per andare a bombardare la Libia.
Alla fine degli anni 1970 Giorgio era stato tra i pochi scienziati antinuclearisti alla Conferenza Nazionale sulla Sicurezza Nucleare a Venezia. Ha aiutato a strutturare un movimento contro una forma di energia che, come è stato detto anche stamattina, non è né economica, né pulita, né sicura, per ricordare questo concetto che spiegava nei suoi vari aspetti. Ad esempio c'è su Altro Novecento l'articolo Resurrezione del nucleare, punto interrogativo, del 2005, che è molto interessante. Certo, non è facile uscire dalle merci violente contro la natura e contro le persone, e allora nel suo importante articolo nel secolo XX per una rilettura ecologica, sempre sul sito della Fondazione, Giorgio illustrava l'insufficienza di certe svolte nei processi produttivi. Se per caso la violenza contro la natura comporta proteste, malattie, perdita di beni materiali e di denaro, il capitale può anche modificare le sue tecniche e i suoi processi, ma solo a condizione che ciò non comporti una violazione delle leggi del capitale stesso. E comunque il capitale considera tali modificazioni meno sgradevoli e di meno violente di altre modifiche più drastiche, che sono da evitare per il capitale con ogni mezzo. Con leggi permissive favorevoli al capitale, anche ricorrendo alla corruzione all'interno dei paesi in cui il capitale domina. Con la guerra, perfetto strumento di consumo di armi e di vite umane, quando qualche paese o qualche comunità si ribella. Insomma, la produzione, il modo di agire capitalistico, inevitabilmente comportano un impoverimento, un peggioramento della qualità delle risorse naturali, unica vera base dei valori e dei beni reali da cui dipende la vita umana. Sempre citazione di Giorgio. E qui, molto brevemente, invece do alcune note a complemento di quello già che è stato, di quanto già è stato detto. A parte vorrei citare Giovanna, appunto dopo la morte di Giorgio, Giovanna Ricoveri, scrisse che Giorgio aveva sempre collegato ambiente, salute, disuguaglianze economiche e sociali, una consapevolezza che ha tardato ad affermarsi, ma appunto lui la affrontava dagli anni 50. Ed ecco alcune tappe del suo generosissimo impegno, che appunto, come avete detto, è passato dalla divulgazione all'insegnamento universitario, alla ricerca e all'impegno politico e alla militanza, importantissimo, perché lui con la Gabriella andava alle manifestazioni a Cengio, no? Contro l'acqua di Cengio. Comunque nel 1970, 2 anni prima della conferenza ONU di Stoccolma sull'ambiente umano, esce un quadernetto prezioso, forse dovrei donarlo alla Fondazione Micheletti, firmato da Giorgio Nebbia, dal titolo La crisi dei rapporti tra uomo e biosfera. In nome della ecologia come scienza sovversiva, egli sottolineava la necessità di contestare la mentalità che fa coincidere l'idea di progresso con quella di società di consumi. Era gennaio 1970 e proponeva tra l'altro di adottare modestia e austerità contro gli eccessi della meccanizzazione, l'indifferenza verso il verde e verso gli esseri viventi, quindi tutto molto importante. E poi appunto questa attenzione per il solare e sulla questione della violenza ambientale e umana dei processi di produzione sviluppò questo testo per l'Ecoistituto del Veneto nel 99, La violenza delle merci, contro un capitalismo sanguinoso, insostenibile, imperialistico e bellicoso, iniquo e distruttivo. L'ecologia poteva essere uno strumento di conoscenza anche utile a diffondere la solidarietà internazionale. Questo, per esempio, nel campo del solare è utilissimo, no? Se pensiamo appunto a certi paesi che sono ricchi di sole e non di altro. Niente. Esempio irraggiungibile di ecologista, scienziato, docente, educatore, politico a sinistra, divulgatore del sapere davvero per tutti, con migliaia di articoli, dossier e relazioni. E il professor Nebbia è stato per decenni un crocevia di lotte, ma anche di proposte, studi e applicazioni a carattere nazionale e internazionale. C'è lì il libro che è uscito per il suo 90° compleanno, quando era vivo,
è un libro collettivo in cui si fa appunto per la Fondazione Micheletti, si fa un excursus dei tanti aspetti di Giorgio. E nel 1972 Giorgio partecipò con altri antesignani dell'ambientalismo alla conferenza ONU su ambiente e sviluppo a Stoccolma, una conferenza di capitale importanza che poi fu replicata 20 anni dopo a Rio de Janeiro. Nello stesso periodo a Bari il professore aiuta i comizi dei ragazzi che esigono dai candidati alle amministrative un'agenda di impegno ambientale, quindi fomenta i ragazzi. Del resto, come spiegherà nel 2015 nell'intervista per Teleambiente, era quella, no, a cui ti riferivi Luigi, quando si parlava di problemi ambientali, il povero professore di merceologia, diceva lui, sapeva bene che era materia sua, perché nell'ambiente finivano se non altro gli scarti dei cicli produttivi. E quindi insomma denuncia anche le frodi alimentari e quant'altro. Nel 1978 è fra i promotori del referendum contro la caccia, ecco, e appunto la sua attività spazia, come ha già detto Marino, su moltissimi conflitti ambientali, in nome di, e qui cito di nuovo, in nome della necessità di un grande movimento di liberazione per sconfiggere le ingiustizie portate dalle merci tra gli esseri umani e la natura. E poi appunto c'è qualcosa sulla sua attività parlamentare, ma vorrei appunto capire meglio come si mosse al tempo della maledetta guerra del Golfo, che fu veramente uno spartiacque, perché per la prima volta il nostro paese andava a bombardare a casa d'altri dopo la seconda guerra mondiale, quindi un dolore lancinante. E le priorità di Giorgio, ecco, vorrei citare in ultimo questo saggio Sete, molto bello, del 1992, anche quanto è attuale, no? In cui enuncia un chiaro concetto: una tonnellata di acqua pro capite all'anno, quindi una tonnellata di acqua pro capite all'anno, si può ritenere indispensabile per bere, lavarsi e cucinare. Oltre questa tonnellata inizia la discriminazione fra le classi e fra i paesi. Anche questo è un concetto molto interessante, del resto se manca l'acqua manca tutto. E allora a questo proposito vorrei ricordare il presidente Thomas Sankara nel Burkina Faso, che lottava per garantire 10 litri di acqua pulita per ogni persona al giorno, mentre oggi in Italia, anche in questi tempi di crisi idrica, seconda delle zone, però la media nazionale è 200 litri, ma una tonnellata di acqua all'anno è molto meno di 200 litri al giorno. E vabbè, poi non so se qualcuno parlerà della sua lettera dal 2100, ci sarà qualcuno? Sì, parliamo tu, dai. Accendo, sì, scrivo, allora finisco con questo perché è molto bella, e appunto Giorgio mette su carta il suo sogno con un saggio fantascientifico ricco di dati, percorsi dettagliati e grande speranza, perché era una persona piena di speranza. Su questo non ci troviamo tanto d'accordo. Allora, si chiama Lettera dal 2100, la società post-capitalistica comunitaria, ed è nel libro di vari autori Alle frontiere del capitale, Iacabù, che Fondazione Micheletti 2018. E cito: siamo alle soglie del XXII secolo, perché appunto Lettera dal 2100. Ci lasciamo alle spalle un secolo di grandi rivoluzionarie transizioni, un mondo a lungo violento, dominato dal potere economico e finanziario, sostenuto da eserciti sempre più potenti e armi sempre più devastanti. L'umanità è stata più volte nel secolo passato, cioè il XX, alle soglie di conflitti tra paesi e popoli che avrebbero potuto spazzare via la vita umana e vasti territori della biosfera. Vittima della paura e del sospetto, è stata esposta a eventi meteorologici estremi che si sono manifestati con tempeste, alluvioni, siccità. Qui poi c'è una parte che non cito. Con fatica è stato realizzato un mondo, ecco qui passa al sogno, no? Con fatica è stato realizzato un mondo in cui le unità comunitarie sono state costruite sulla base dell'affinità tra i popoli, anziché per quello che divide, in cui città diffuse nel territorio sono integrate con attività agricole, in cui l'agricoltura è stata di nuovo riconosciuta come fonte primaria di lavoro, cibo e materie prime. Un mondo di popoli solidali e indipendenti, in cui la circolazione di beni e persone non è più dominata dal denaro, ma dal diritto di ciascuna persona a una vita dignitosa e decente. E poi
con le merci, con gli oggetti dovremo sempre fare i conti, perché comunque una totale smaterializzazione, come ricordava Giorgio, ed è questo nell'epoca cosiddetta smaterializzata del digitale, dovrebbe essere ricordato, è impossibile, perché se non la dobbiamo mangiare, eccetera. Ma, spiega Giorgio Nebbia, in futuro dovremo sempre più affrontare un confronto tra una merceologia che progetta merci e oggetti standardizzati a lunga durata, facilmente riparabili, una merceologia che progetta merci e oggetti continuamente variabili, destinati a una breve vita, eccetera. E quindi ecco così. Occorrono nuove regole per ispirare le merci ai valori. Riassumendo, l'ultima cosa di Giorgio. No, ma c'è 5-6 minuti ancora. Bene, comunque è finito. Riassumendo, e cito: la salvezza l'ha cercata nel cambiamento del rapporto tra gli esseri umani e le cose materiali, con la revisione critica dei nostri modi di produzione, la contestazione, una vera obiezione di coscienza della società dei consumi, la pianificazione dei bisogni fondamentali, il potenziamento dei servizi e dei beni collettivi, l'identificazione di nuovi modi di vita per noi abitanti del nord del mondo e di nuovi modi per risolvere i problemi della povertà degli abitanti del sud del mondo. Ecco, sempre questo afflato internazionale nel quale veramente, del quale dobbiamo ringraziarlo, e la lotta contro la struttura militare industriale, che è la più alta espressione della violenza e dello spreco. Grazie. Siamo arrivati per vari motivi. Uno è quello di aver portato l'attenzione su, ecco, un tema di grande attualità. Il punto è che è un tema che è rimasto di attualità nei decenni. Ha citato, perché adesso si parla della guerra in Ucraina come se fosse la prima guerra dopo la seconda guerra mondiale, cosa che viene detta ripetutamente anche nei TG. Invece hai ricordato Libia, Jugoslavia, Iraq. Quindi questo è un punto. L'altro punto, beh, hai parlato di acqua, no, è anche interessante il discorso della critica, ma propositiva, cioè il discorso della riconversione. Sì. Questo è un punto che tra l'altro accomuna Giorgia e Pierpaolo, tutto il discorso della manutenzione dell'ambiente, della formazione di lavoratori su tecnologie appropriate, ma anche quindi lavoratori appropriati, possiamo dire questo. È una cosa che ritorna, no? Negli scritti di Giorgio, ma anche negli scritti di Pierpaolo. E il discorso della speranza. Ecco, questo è un altro elemento. Tu hai messo bene in luce il carattere, il profilo anche psicologico di Giorgio, e secondo me il modo cui hai articolato e pronunciato poi l'intervento va un po' in quella direzione di rispetto e di quasi pudore, no? Nel trattare il soggetto. E quindi il tratto psicologico, che è importante, perché prima lo avete detto nella pausa pranzo, cioè c'è anche una difficoltà nel far passare questi contenuti adesso. C'è adesso, c'è stato ancora di più prima, quando c'era una reazione, perché l'interlocutore non vedeva il problema. Adesso semmai il discorso è sulle soluzioni. Ma nei decenni il punto è che l'interlocutore non vedeva il problema. Punto. Il gasolio era gratis e così via. Ecco, l'atteggiamento di Giorgio Nebbia penso sia stato esemplare da questo punto di vista, proprio anche il profilo psicologico, e quello è tratto caratteristico suo. Io ho incontrato una volta, quindi, però ritorna un po' da tutte le persone che l'hanno frequentato, e penso sia un'altra delle eredità sue. Cioè, non conta solamente quello che dici, conta anche il modo in cui lo dici e la volontà di cercare il dialogo comunque con l'interlocutore. Questo è un'altra lezione. Poi sul discorso della speranza, sì, entrando più nel discorso filosofico, perché nell'introduzione di Alberto vorrei dire una cosa. Sì, speranza, quindi della triade degli autori degli anni 60, insomma, che si sono spartiti un po' le modalità anche, diciamo,
appunto di atteggiamento rispetto alle questioni epocali, quindi tecnica, crisi, la modernità e così via. Sicuramente come pasta Giorgio è più lato Bloch, quindi Principio Speranza, come e meno lato Anders, quindi il Principio di Disperazione. Cioè io ho un principio responsabilità, però direi che la cosa che caratterizza Nebbia dal punto di vista così più psicologico, poi magari sui contenuti si possono fare altre discussioni, è questo. E direi che nel mondo, per come lo conosco io, dell'ambientalismo, è minoritario l'ala Bloch, l'ala delle correnti calde, perché lì c'è una questione anche proprio di pasta, di personale, di capacità di riattivare la speranza in un orizzonte che, come hai accennato, insomma, non, spesso non ti dà molto elemento, molte occasioni per rigenerare, ecco, la speranza. Abbiamo parlato un po' di filosofi, no? L'intervento di Alberto tocca un filosofo toccato in precedenza da Marino, da Aristotele, perché appunto, come si diceva prima, ci sono due economie, c'è l'economia appunto quella monetaria, quella degli scambi, ma c'è fin da Aristotele un'altra idea di economia, che è quella dell'economia domestica, che peraltro è una cosa che veniva insegnata nel Settecento in Inghilterra ed era appunto anche a livello non di quelle che poi sarebbero diventate università, insomma aveva una sua dignità a livello di gestione, insomma, dei cicli familiari. E quindi è più verso quel modello di economia come controllo del ciclo, sempre in entrata e uscita, ma questa volta non della casa ma della unità agricola, che ci parlerà almeno in parte, insomma, sì. Alberto Berton, che è anche qui, lo conoscete già, direi che questa è la caratteristica di Alberto, ovviamente al di là del suo lavoro, che è interessante perché lavora nell'ambito del biologico, ma tu sostanzialmente delinei attrezzature per gestire in maniera sostenibile i negozi di biologico. Voi disegnate... La mia attività si basa soprattutto sull'agricoltura biologica. Io lavoro da 20 anni con tutta una rete di produttori italiani, aziende agricole o caseifici, occupandomi di vari progetti, soprattutto di carattere commerciale. Diciamo, sono un tecnico commerciale fondamentalmente del biologico da tanti anni. C'è una parte altra della mia attività, perché in Italia per essere un libero professionista indipendente bisogna diversificare. Se uno non diversifica non sta in piedi, perché non siamo in una realtà, diciamo, come altri paesi dove comunque ci sono delle situazioni più, diciamo, solide a cui appoggiarsi. Quindi una da sempre in questi 20 anni di attività. Un'altra parte che ho sviluppato è stata le soluzioni di vendita per i prodotti sfusi. Questa quindi ancora oggi è una parte del mio lavoro più minoritaria di una volta, diciamo, che sviluppo in collaborazione con mia moglie, che lei è architetto, e quindi ci occupiamo di aiutare chi vuole realizzare i negozi dei prodotti sfusi o anche sistemi di vendita specifici, quindi legati soprattutto al mondo del biologico, della filiera corta. Quindi diciamo che io ho una formazione di carattere teorico, quindi io mi sono laureato in economia politica con in Bocconi con Giorgio Lunghini, una tesi sul pensiero epistemologico di Georgescu Rogen. E fin da subito i miei professori, soprattutto Zamagni, Stefano Zamagni e Lunghini, mi hanno detto: guarda, se ti occupi di Georgescu Rogen tu non potrai continuare il percorso universitario, ti dovresti occupare. In quel momento lì c'era la teoria dei giochi, c'era il discorso delle banche centrali e quelle cose che a me non mi interessavano, quindi diciamo io ho fatto il mio percorso di studi che mi ha, devo dire, molto soddisfatto personalmente. E una volta uscito dall'università, insomma, qualcosa dovevo fare, e il settore agroalimentare mi era sembrato quello più interessante
dal punto di vista dell'ecologia, ecco, l'agricoltura. Poi io, vabbè, ho avuto tutto un percorso vivendo a Milano, nella periferia di Milano, davanti al fiume Seveso, negli anni 70, essendo una delle zone più inquinate d'Europa, ho avuto la fortuna che lì vicino alla mia, dove abitavo, c'era questa scuola all'aperto pubblica, che era dove io ho fatto il periodo dell'asilo e dell'elementare, dentro un'azienda agricola a tempo pieno, dove c'era tutta una parte di attività agraria. Quindi entro nel mondo dell'agricoltura grazie a questa scuola pubblica. Oggi c'è ancora, ma tutta questa parte legata all'agricoltura non c'è più. Erano gli anni 70, dove evidentemente di queste cose invece c'era molta attenzione. Io ho avuto la fortuna, insieme ai miei fratelli, di frequentare. In più, dato che appunto era una delle zone più inquinate d'Europa, i pediatri dicevano alle famiglie di portare via i ragazzi. Quindi io per 3 mesi all'anno stavo in Valsassina, andavo negli alpeggi. A Valsassina è un po' la culla dell'industria casearia italiana. Lì nascono Galbani, Cademartori, Mauri, Acquistapace. Cioè, fra la Valsassina e la Valtaleggio sono nate proprio tante centri di origine di tante tecnologie casearie. Quindi io ho avuto la fortuna anche lì di passare... adesso, e questa è una delle ragioni per le quali mi sono sempre trovato nel mondo del latte, che mi trovo ancora nel mondo del latte. Allora, il mio intervento oggi relativamente al contributo di Giorgio Nebbia alla ricerca e alla divulgazione scientifica, quindi tratta delle cose di comune interesse con Giorgio, quindi la bioeconomia e l'agricoltura ecologica. Allora, io per una serie di eventi, in parte connessi al successo della parola bioeconomia, in parte connessi all'avvicinarsi di Expo, ho avuto la fortuna di condividere tutto un lungo periodo con Giorgio Nebbia e per Paolo Poggio appunto su questi temi di comune interesse. Allora, presentando quello che secondo me sono diciamo i contributi più importanti di Giorgio Nebbia, soprattutto sulla bioeconomia, intendo sostenere una tesi che è quella che per il pensiero economico italiano Giorgio Nebbia è stata una figura analoga a quella di Giorgio Scroni. Questa non è una mia idea, è un'idea di Stefano Zamani, che è stato molto gentile, ho contattato quindi in una preparazione di questo intervento, e lui da economista mi ha detto: ma Giorgio Nebbia è stata una figura fondamentalmente analoga a quella di Giorgio Scroppi. E quindi sul discorso dell'analogia ho impostato un po' questo mio intervento. Allora, da quanto ho potuto ricostruire, il primo contatto fra Giorgio Nebbia e la bioeconomia di Giorgio Scroppi avviene attraverso un saggio sommerso, un saggio dimenticato di Armandeli del 1968. Armandeli è stato in quel periodo era praticamente l'allievo, il pupillo di Giorgio Scroghen. E questo saggio è un saggio che ha influenzato molto il percorso poi di Giorgio Nebbia, e si basa appunto su parte con il discorso dell'analogia, quindi l'analogia è così importante per il nostro modo di pensare, che è la capacità di individuare generalmente considerata una delle caratteristiche dell'intelligenza. Allora, quindi il 1968 questo saggio di Armandeli come il punto di avvio del percorso di Giorgio Nebbia nel suo rapporto con Giorgio Scroghen. Allora, durante la primavera dell'ecologia, sia Giorgio Nebbia che Giorgio Scroghen hanno avuto grande rilievo come personaggi che si occupavano di ecologia, ed è sicuramente in quel periodo che c'è un primo, diciamo, che le due figure prendono coscienza uno dell'altro. Quello che è certo è che nel novembre del 1973 alla riunione annuale della Società Italiana degli Economisti a Roma viene fatta circolare quello che viene chiamato il Manifesto per un'economia umana. Il manifesto è firmato da Giorgio Nebbia e da Gianni Cannata,
e viene distribuito alla riunione quindi degli economisti italiani. Il documento era la traduzione di questo manifesto che il mese prima avevano redatto Giorgio Spurogen, Kenneth Bolding e Armandetti. A dicembre, quindi il mese successivo dell'intervento di Giorgio Nebbia alla Società Italiana degli Economisti, il documento finale viene distribuito alla riunione annuale, sempre alla fine del 1973, quindi quell'anno di cui noi ci dovremmo occupare con altro Novecento, viene distribuito questo documento con la firma di 200 economisti, fra cui quindi Giorgio Nebbia. Quindi io considero Giorgio Nebbia un economista, perché Giorgio Nebbia, il suo percorso di ricerca e il suo percorso di studio è stato dentro la facoltà di economia, e Giorgio è un economista. Allora, questo documento che cos'era? Praticamente questo documento era un invito agli economisti a cambiare la propria visione del mondo. Se possiamo andare avanti, quindi vabbè, queste sono la figura Giorgio Spurogen e Giorgio Nebbia. Quindi nel manifesto per un'economia umana, quindi c'è scritto: dobbiamo inventare una nuova economia il cui scopo sia la gestione delle risorse, il controllo razionale del progresso e delle applicazioni della tecnica per servire i reali bisogni umani, invece che l'aumento dei profitti o del prestigio nazionale o le crudeltà della guerra. Quindi questo qua è il manifesto per un'economia umana, che è un punto fondamentale del percorso di Giorgio. Nel 1981 viene fondata la rivista Economia e Ambiente, che è la prima rivista in Italia che cercò di creare un ponte, diciamo, fra gli economisti e gli ambientalisti. Nel comitato scientifico di questa rivista entra Giorgio Nebbia con Rita Levi-Montalcini, Ilja Prigogine, Kenneth Bolding, Barry Commoner e Nicola Giorgio Scurone. Come scrive Renato Moresti, quindi, che è il direttore della rivista, nell'editoriale dell'ultimo numero dell'anno scorso, per ricordare i 40 anni di ricerca, dice: nella fase progettuale della rivista risultò determinante quella che era stata una figura storica dell'ambientalismo italiano, Giorgio Nebbia, che aveva già al suo attivo una lunga militanza nelle associazioni ambientaliste italiane e che era stato eletto anche parlamentare. Nebbia giudicò opportuno il progetto di dare vita a una rivista che riunisse le forze degli economisti e quelle degli ambientalisti. Nel 1983, sulla rivista, quindi Economia e Ambiente, viene ripubblicata il Manifesto per un'economia umana. Quindi a 10 anni da quel documento viene ripubblicato. Allora, la corrispondenza diretta fra Giorgio Nebbia e Giorgio Spurogen è datata 1988, almeno quella che è mio possesso, e è l'anno in cui Giorgio lavora e poi pubblica quello che è il suo primo contributo teorico basato sul paradigma rogheniano, che è la bioeconomia. Se possiamo, ecco, la bioeconomia, somiglianze e diversità fra fatti economici e fatti biologici. Questa è la lettera di Giorgio Spurogen, quindi c'è uno scambio tra Giorgio Nebbia e Giorgio Spurogen. Viene quindi pubblicata dall'Accademia Roveretana di Agiata, questo edificio bellissimo, e questo, diciamo, è il primo contributo scientifico che Giorgio Nebbia apporta alla bioeconomia. E allora dico subito che alla fine di questo lavoro scientifico, cioè, Giorgio Nebbia fa una proposta fondamentalmente nel capitoletto, che è uno sguardo al futuro, propone la sua nuova merceologia come praticamente il ponte fra economia ed ecologia, proponendo la sua merceologia dentro il paradigma rogheniano come ponte per le due discipline. Quindi Giorgio Spurogen morì nel 1994 e Giorgio Nebbia, lasciata l'attività politica e gli incarichi accademici, continuò a lavorare al progetto dell'integrazione
tra economia e ecologia attraverso la sua merceologia dentro il paradigma bioeconomico. I risultati di questi lavori, come diceva Marino, sono stati presentati la prima, diciamo, mi sembra che sia questa Lectio Doctoralis, quando gli hanno conferito la laurea honoris causa in economia. Esatto, questa è quella successiva, quindi lui qua leva la parola bioeconomia e la chiama somiglianza e diversità fra fatti economici e fatti biologici, viene pubblicata dai Lincei nel 2000, credo. Quindi diciamo, questi qua sono quelli che io considero i contributi scientifici principali di Giorgio Nebbia. Nel 1998, quindi quando lui ha portato a termine questo lavoro, Giorgio Nebbia si occupa della riedizione con Boringhieri della traduzione in italiano di Energie e Miti Economici, che era stato pubblicato nel 1982-83 da Boringhieri con l'introduzione di Stefano Zamani. Con l'introduzione di Giorgio Nebbia, le due introduzioni, quindi quella di Giorgio Nebbia e quella di Stefano Zamani, sono determinanti per diffondere la conoscenza e la figura di Joseph Scorogen e della bioeconomia in Italia. Quindi io credo che Giorgio Nebbia sia stato uno dei pochi economisti, insieme a Stefano Zamani, a capire e soprattutto a condividere la radicalità della figura di Georgescu Rogen, della sua bioeconomia. Tra Georgescu Rogen e Giorgio Nebbia, e lo scrive Georgescu Rogen a Giorgio Nebbia, ringraziandolo dell'interesse per il suo lavoro, Georgescu Rogen gli scrive e dice: ma io ti seguo da tanti anni e ti conosco e conosco il tuo lavoro, e alla fine lo ringrazia parlando della loro intellectual simpatia, cioè della loro affinità intellettuale. Quindi dicevo che è stato Stefano Zamani, appunto, in una telefonata intercorsa fondamentalmente qualche giorno fa, a farmi notare questa analogia, ed effettivamente le due figure sono molto analoghe, a partire dal fatto che non provenivano, hanno un percorso appunto nelle scienze dure, Georgescu Rogen dalla matematica, la statistica alla chimica, poi si occupano di economia. Nell'economia fanno un percorso dirompente, che è quello di chiedere fondamentalmente un cambio di paradigma, un cambio di visione del mondo, un cambio di metodo. Non vengono ascoltati. Entrambi sono figure che hanno avuto riconoscimenti, rispettati per i lavori scientifici, ma in fondo scomode e isolate. Cioè, questo è un po' l'analogia principale. Poi, fra le tante analogie, c'è l'interesse per l'agricoltura. Come vedremo più avanti, per i due personaggi, solo l'agricoltura potrà salvarci. Per Georgescu Rogen, lui chiama l'organic agriculture, l'antica, diciamo, e Giorgio Nebbia, su suggerimento di Pier Paolo Poggio, inizia a parlare di agricoltura ecologica. Ecco i molti significati della parola bioeconomia. Per iniziare qualsiasi discorso sulla bioeconomia, oggi più che nel passato, sono necessari dei chiarimenti. Qua vedete un bellissimo grafico che sono riuscito a trovare qualche anno fa, praticamente il numero di citazioni di bio-based economy, bio-economy, in abstract pubblicazioni. Come vedete, dal 1990 al fondamentalmente 2005 c'è stato un uso estremamente marginale. Poi c'è stata una crescita esponenziale dell'uso del termine. Dopo questa fase di lancio, il termine bioeconomia inizia a entrare nei documenti strategici dei principali governi. Ricordo sempre del 2012 The National Bioeconomy Blueprint dell'amministrazione Obama, e poi Innovating for Sustainable Growth e Bioeconomy for Europe, che è il documento dal quale prende avvio quello che oggi sono chiamate la strategia bioeconomica europea o la strategia di bioeconomia italiana.
Quindi l'uso sempre più frequente del termine, analogamente a quanto è avvenuto per ecologia e sostenibile, ha progressivamente aumentato la confusione. Tanto è vero che oggi poi si parla sempre più spesso di bioeconomia, bioeconomia sostenibile, bioeconomia circolare, e questa qua è un po' la situazione. Allora, in questo contesto estremamente confuso, è proprio per fare un po' di chiarezza e di grande aiuto la lettura del primo contributo di Giorgio Nebbia, che è quello del 1988. Riprendo la frase che oggi ha citato Luigi, praticamente, scusa, quella sull'arma caricata di futuro, no? Cioè, l'arma caricata di futuro, il primo paragrafetto di questo lavoro di Giorgio Nebbia sulla bioeconomia si intitola "I molti significati della parola bioeconomia". Arrivo dopo questo, per dire che comunque Giorgio Nebbia all'inizio del suo contributo inizia a spiegare un po' che cos'è questa bioeconomia. Lui chiarisce che il concetto di bioeconomia è stato utilizzato da Georgescu Rogel nel 1972 a un suo intervento alla Yale University in una serie di incontri che erano stati organizzati a seguito della pubblicazione dei limiti della crescita. Georgescu Rogel era stato chiamato fondamentalmente a sostenere la tesi che insomma non può esserci una crescita infinita in un mondo con risorse finite. E tanto è vero che poi Dennis Meadow scrive a Georgescu Rogel dicendo: il tuo contributo, la tua visione del processo economico come un processo entropico è stato alla base del lavoro del mio gruppo, perché nel 1971 era uscito The Entropy Law and Economic Process, che è considerata la pietra miliare dal punto di vista della teoria economica per l'analisi delle interazioni fra economia, fra processo economico e ambiente. Giorgio Nebbia ha sempre considerato il libro di Georgescu Rogel, The Entropy Law, come un testo difficile. Tanto è vero che poi lui più che altro si è basato sugli scritti minori, che sono quelli racchiusi soprattutto nell'Energia e Meti Economici. Quindi Georgescu Rogel inizia a utilizzare il termine nel 1972 e Giorgio Nebbia, in uno scambio con Georgescu Rogel fa notare a Giorgio Nebbia che il termine in realtà era già stato usato nel 1925 da un biologo russo che si era occupato della dinamica delle risorse naturali del mare, no? Per dire che comunque già al tempo bioeconomia era un concetto con molti significati. Ecco, quindi Nebbia chiarisce fin dall'inizio che la bioeconomia ha molti significati, e questo appunto è un messaggio che oggi è secondo me fondamentale per capire un po' che cos'è la bioeconomia. Allora, la struttura dei due lavori, quindi quello del 1988 e quello del 1998, perché poi appunto è l'Lexio Magistrati che viene pubblicata dai Lincei, è più simile, diciamo, a quello scritto che ricordavo di Ermandeli del 1988, perché proprio in quello scritto Ermandeli inizia ad analizzare le analogie biologiche in economia e arriva ad abbozzare un'analisi dei flussi di materia e di energia di un'intera economia. Per Giorgio quel lavoro di Ermandeli è un lavoro fondamentale, tant'è vero che l'università poi il suo dipartimento di Bari nel 1992 ripubblica, tradotto questo saggio, parlando del dimenticato saggio di Ermandeli. Quindi, seguendo l'impostazione di Deli, Giorgio inizia ad affrontare quelle che sono le analogie e le differenze. Allora, Marino ha già parlato delle analogie che Giorgio mette in evidenza fra ecologia e economia, cioè questa circolazione, questi scambi di materia e energia di Haeckel, che ha chiamato quindi l'ecologia come economia della natura. Molto importante nell'insieme dei due contributi comunque mettere
sottolineare quelle che per Giorgio Nebbia sono comunque le differenze. La prima è quella appunto che l'analisi economica si limita alla misura, alla descrizione degli scambi monetari, no? di beni e servizi che sono accompagnati da scambi di denaro. Quindi qualsiasi bene o cosa che non può essere acquistato o venduto in cambio di denaro esce pertanto dal campo di interesse di indagine dell'economia. Quindi è questa mancanza di visione che praticamente impedisce alla scienza economica di prendere coscienza della crisi ambientale, fondamentalmente. Puoi scendere. La seconda analogia, che non è tanto un'analogia di capire quelli che sono i fatti determinati, ma è proprio un'analogia strutturale fra l'ecologia e l'economia, è che la circolazione della materia e dell'energia nei sistemi economici presenta, peraltro, rispetto a quella dei sistemi biologici, alcune diversità. Gli esseri umani traggono le materie prime per i loro processi sia dai cicli naturali, sia dai materiali immagazzinati nel corso delle ere geologiche precedenti, minerali, carbone, petrolio, gas naturale. La fabbricazione di metalli, macchinari, prodotti chimici, abitazioni, la produzione di energia richiedono perciò materiali che non si possono e che non si formeranno mai più in natura, almeno nei tempi e nei tempi della prevedibile vita dei terrestri. Quindi intanto sottolineare che ci sono delle differenze anche proprio di oggetto e di fatti. Ci sono dei fatti dell'economia che non ci sono nella biologia. Quindi questo fa parte dell'evoluzione tecnologica dell'uomo. È per quello che Giorgio Scuroghen parla della sua bioeconomia come un'estensione dell'evoluzione biologica. No? Bioeconomia viene usata da Giorgio Scuroghen in questo senso. Questo per dire che comunque è un'evoluzione che è andata fuori dai fatti biologici per entrare in fatti economici, che sono quelli legati alle attività specifiche dell'uomo. Se possiamo scendere, ecco, come dicevo, quindi Giorgio Nebbia, come per Giorgio Scuroghen, quindi vuole integrare questo vuole lavorare a questo paradigma, a questo ponte fra economia e ecologia, e lui propone la sua merceologia, perché la merceologia come disciplina di frontiera fra tali differenti scienze può dare un contributo all'integrazione proposta. Il premio per chi volesse assumersi questo impegno è rappresentato da una migliore comprensione di quanto avviene nel mondo reale. A sua volta tale migliore comprensione avrebbe effetti importanti, farebbe migliorare la cultura industriale e darebbe agli ecologi una migliore comprensione dei processi produttivi. Insomma, ci guadagnerebbero tutti e due, gli economisti interessati alla produzione e i biologi e gli ecologi interessati alla sopravvivenza dei sistemi naturali. E soprattutto ci guadagnerebbe lo sviluppo che deve essere per forza economico e ecologico insieme della comunità umana. Questo qua è il discorso delle analogie. Quello che voglio adesso quindi affrontare in maniera più dettagliata è quello della bioeconomia come visione del mondo. Quindi puoi andare sopra, scusa? Ah no, scusa, sì, è giusto quello. La bioeconomia come visione del mondo. Ecco, dal punto di vista epistemologico, Joseph Schumpeter distingue questo discorso dello sforzo analitico e della visione. Ecco, ricordo che Giorgio Scuroghen è l'economista che ha orientato, Joseph Schumpeter è l'economista che ha orientato Giorgio Scuroghen verso gli studi economici. Allora, quindi per Schumpeter lo sforzo analitico è necessariamente preceduto da un atto conoscitivo preanalitico, che è la visione, che fornisce la materia prima per lo sforzo analitico. È interessante notare come si tratta visione non solo precede in qualsiasi campo la comparsa dello sforzo analitico, ma può anche ricomparire nella storia di qualsiasi scienza ogni qualvolta qualcuno ci insegna a vedere le cose in una luce che non può essere trovata nei fatti, nei metodi, nei risultati della scienza precedente. Se possiamo scendere. Ecco, qual è la visione quindi dell'economia dominante, quella che Giorgio Scuroghen chiama l'economia standard, quella che è poi oggi conosciuta come economia neoclassica, che è quella quindi il paradigma dominante oramai da 150 anni.
è una visione del processo economico come un flusso isolato e autosufficiente di merce e denaro fra atomi economici, consumatori e produttori, che si muovono secondo dei calcoli matematici universali ed eterni, che è il calcolo orientato alla massimizzazione dell'utilità o alla massimizzazione del profitto. Quindi Giorgio Scroghen è quello che chiarisce e sottolinea che il problema sta proprio in questa epistemologia meccanicistica, che è quella che domina la scienza economica dominante, ed è quella che deve essere cambiata, perché altrimenti i problemi come quelli ambientali, ma anche quelli sociali, non li riesci a cogliere. Bisogna dire una cosa, che degli anni 10-20 del Novecento, alcuni economisti come Pigou hanno cercato di inserire, per esempio, le relazioni negative fra economia e ambiente dentro questa struttura, con l'economia del benessere che si basa sul discorso dell'esternalità. E questo approccio ha aperto la via a tutta una serie di appunto di interventi, a cercare di rattoppare, diciamo, questo edificio per prendere in considerazione i problemi che questo edificio non ha preso in considerazione. Ma questo edificio è ancora su un'impostazione meccanicistica. La teoria dell'equilibrio economico generale di Varrara, che è la magna charta dell'economia neoclassica, si basa appunto sul concetto di capitale fondiario, che è la terra, che Varrara definisce inconsumabile. Quindi, e considera che nel capitale fondiario i servizi, quindi le chiavi, e queste sono le parole di Varrà, frutti, animali selvatici e giacimenti minerali, no? Da qui viene questa idea che l'economia può crescere indefinitivamente, andare sempre più veloce senza creare nessun tipo di interazioni. È chiaramente questo l'edificio che viene, diciamo, attaccato da Giorgio Scroghen, che dice fondamentalmente: no, questo edificio non è corretto, bisogna impostare un nuovo edificio fondato sulla termodinamica e la legge dell'entropia. Possiamo scendere con il... Allora, riesaminando alcuni lavori di Nebbia dei primi anni 70 in poi, possiamo vedere il delinearsi e lo strutturarsi di una personale visione del processo economico, che partendo dalla sua prospettiva da merceologo, ma nel senso di Chiusa, e poi quindi dell'analisi dei cicli produttivi, ma che già nel 1968 lui orienta in maniera diversa da Chiusa, con la sua nuova merceologia, che definisce come lo studio di come le risorse naturali vengono trasformate in merci. È di quell'anno, infatti, un libro che è Risorse naturali e merci, che lui poi inizia a utilizzare nelle sue lezioni a Bari. E qua vediamo un bozzo di schema. Come vediamo, non c'è ancora il consumo, un'analisi merceologica. È un intervento che lui fa in inglese a dei seminari organizzati dall'OCSE, dove ecco, una cosa importante è vedere che alla fine comunque c'è quel VU che è il waste, no? Infatti Giorgio scrive, un rifiuto VU esiste sempre, perché come dato di fatto noi non consumiamo nulla, siamo nel 1971, ma convertiamo le risorse in merci ed infine rifiuti che sono gettati da qualche parte in alcune delle grandi, ma non infinite, riserve di risorse naturali, principalmente nell'atmosfera, nelle acque superficiali profonde, negli oceani e nel suolo. Possiamo scendere? Questa sua visione inizia a rielaborarsi nel 1981. Questo è un altro intervento in inglese che praticamente è rivolto ai merceologi, e c'è tutta una scuola di merceologia in Germania con la quale Giorgio era stato in rapporto. Ecco, la sua merceologia è il terreno unificante fra la scienza economica e la scienza naturale. In questo schema vediamo che lui lo complessifica introducendo the environmental free commodities e inserisce il consumo, dove lo mette tra virgolette proprio per indicare che in realtà noi non consumiamo alcunché, ma
non, ma per la legge di conservazione della materia, comunque restituiamo o degradate le... Giorgio chiama questo sistema il sistema ambienti merci. Possiamo scendere. Qua siamo nel primo saggio, quindi, della bio, sulla bioeconomia del 1988, e lui elabora questo schema che chiama il sistema natura merci natura. Quel natura merci natura che lui contrappone a quell'altro sistema che era denaro merce denaro. Cioè, e quindi è già qua delineato quello che è la visione di Giorgio Nebbia. Questo schema, cioè lo schema in realtà dell'81, viene poi ripubblicato nel 91 e lui inizia lì a parlare della che si intitola La storia naturale delle merci, dove con la parola storia Nebbia vuole proprio mettere l'accento sul carattere revocabile e non atemporale, quindi storico, del processo economico. Cioè, quindi la storia per Giorgio è dentro la visione dell'economia. Ecco, secondo me questi apporti di Giorgio raggiungono, diciamo, la sua chiarezza maggiore, la sua limpidità, nel 1998, quindi nella sua Lectio Magistralis, dove, ecco, mette in analogia i fatti biologici, i fatti ecologici e i fatti economici. E quello che è molto interessante notare, anche nell'evoluzione grafica, è proprio quel buco e quell'escrescenza. Cioè, con quel buco e quell'escrescenza, Nebbia rende in maniera chiara, con appunto due schemini, quella che è la differenza fra i due processi. E fra l'altro interiorizza anche quello che è il concetto di Giorgio Skouroghen su anche la materia conta, mater mater tu, dove lui infatti la circolazione della materia, l'energia, la mette tra parentesi, per dire che comunque quello che conta è anche la materia. Quindi vediamo in questi schemini l'evoluzione di una visione raggiunge appunto la sua chiarezza praticamente nel 1998. Poi, a suo modo, dice, per farla breve, a differenza dei processi chiusi della vita, della biosfera, i processi economici, quelli che si svolgono nella parte della biosfera modificata dagli esseri umani, in quella che si chiama tecnosfera, antroposfera, risultano per una loro componente extranaturale, culturale, dovuta alla capacità inventiva umana, aperti, nel senso che ciascuno si lascia alle spalle una natura impoverita e contaminata. Quindi questo concetto dell'uomo modificatore della terra, che poi Giorgio continua a diffondere anche in articoli che intitola appunto l'uomo come modificatore della terra, ed è un concetto che è collegato all'altro suo messaggio, che è quello della insostenibilità della sostenibilità. Cioè, non è che con l'economia possiamo tornare alla biologia. Cioè, dentro questa differenza ci saremo sempre per certi versi. Non è tanto il passaggio dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, ma perché anche le fonti rinnovabili comunque dipendono, e quello le analisi intersettoriali lo mettono in evidenza, Da tante materie, da tanta energia, anche fossile, che è necessaria oggi per creare quelli che sono i collettori per l'energia solare. E questo quindi è un messaggio molto importante, sia di Giorgio Skouroghen che di Giorgio Nebbia, che però è scomodo, è difficilissimo da digerire. E Giorgio si sforza di dire: questo non è un messaggio disperato, è semplicemente la realtà dei fatti, di cui dobbiamo assumere consapevolezza per agire con responsabilità. Cioè, l'accettazione dei limiti e della nostra temporaneità, e partendo da qua che si deve immaginare un futuro, uno sviluppo, no? che non può che essere sia ecologico che economico. Passo all'agricoltura, quindi come altro terreno di
l'interesse comune. E da questo punto di vista è molto bello trovare l'attività agricola, l'attività forestale all'origine dell'attività di divulgazione scientifica di Giorgio Ne, con l'avventurosa storia dello zucchero e l'avventurosa storia della gomma. Lui la chiama l'avventurosa storia della gomma, lo mette nel titolo interno, ma fuori non risulta. Mi sembra che Giorgio abbia parlato del fatto che a Chiusa questa attività di Giorgio non era tanto... Era disdicevole, però ecco, invece il mondo di Giorgio lo si vede nel... Tra l'altro è interessante notare come nell'avventurosa storia dello zucchero, al terzo paragrafetto, Giorgio lo intitola un po' di ecologia. E per lui l'ecologia a quel tempo è l'ecologia agraria di Gerolamo Azzi, perché lui affronta il problema della canna da zucchero e un po' di ecologia dice, ma insomma, quello che è importante è il clima, il suolo e la varietà genetica, che sono i tre concetti base di Gerolamo Azzi, che nel 1924 ha creato la prima cattedra di ecologia agraria al mondo, che Giorgio conosce negli anni 50, quando da pensionato, anzi era tornato a vivere a Bologna, frequentava l'ufficio di Chiusa, che era diventato un po' un luogo di incontro fra personaggi eterodossi. Lì Giorgio Nebbia incontra Azzi e scopre per la prima volta questa strana disciplina che è l'ecologia. E siamo, ecco, nella prima metà degli anni 50. Possiamo scendere? Ecco, per ritornare alla bioeconomia e la visione, quindi... Se vogliamo, comune a Giorgio Nebbia e a Giorgio Spuroghen, cioè che solo l'agricoltura potrà salvarci. Dovete abituarvi a qua. Giorgio scrive come se fosse Giorgio Nebbia, come se fosse Giorgio Spuroghen, e dice: dovete abituarvi in primo luogo ad avere delle automobili più piccole, dei macchinari più razionali, dovrete abituarvi a dipendere di più e meglio dalle risorse rinnovabili dipendenti dal sole, non tanto dai pannelli solari, quanto piuttosto dalla fotosintesi. Foreste e agricoltura razionale potranno soddisfare molti bisogni umani della popolazione mondiale esistente. La bioeconomia di Giorgio Spuroghen fa pensare a una società biotecnica di cui aveva parlato come stadio supremo della comunità umana già negli anni 30 l'americano Lewis Mumford. Chiudo con ricordando, è impossibile parlare di tutta l'attività di divulgazione, ma anche di ricerca di Giorgio Nebbia. Per esempio, ho trovato un lavoro del 1968 in inglese proprio sull'economia della dissalazione dell'acqua per l'irrigazione. E poi Giorgio Nebbia dedica praticamente tutta una parte della sua merceologia alle merci naturali, e quindi innanzitutto alle merci agricole, di come trasformate, e quindi per dire che Giorgio Nebbia ha sempre considerato l'agricoltura, fra l'altro nella sua attività parlamentare, sia alla Camera che al Senato, Giorgio è sempre stato dentro la Commissione Agricoltura. E l'attività politica è comune anche a Giorgio Spuroghen, che per esempio lui faceva parte in Romania del Partito Nazionale Contadino. Ecco, questo è stato un momento di una tappa fondamentale per me, perché appunto quel percorso iniziato nel 2012, poi ha avuto una sua prima tappa in quello che è stato qua in Fondazione Micheletti, il convegno sulle terre agricole, e poi la pubblicazione che è seguita, e niente, quindi... questo è un po' il quadro che volevo condividere con voi, e ringrazio quindi di avermi invitato qua, soprattutto perché ho potuto dedicare del tempo a riprendere gli scritti di Giorgio Nebbia, e devo dire che è sempre sorprendente, cioè io
continuo a ripetere, a pensare a quello che avevo forse scritto nel mio intervento per il suo 90° compleanno, citando un proverbio cinese orientale, che il pozzo è profondo e la mia corda fuori. Tu hai fatto lo stesso adatti. In due minuti riassumi l'articolo, il capitolo che hai scritto per il libro Agricoltura e sistemi ecologici, perché è un po' anche questo l'hai scritto. Ma assolutamente, assolutamente. Ah. Cominciamo anche la prossima questione tua. Sono tutte cose che ho fatto su stimolo di Giorgio Nietzsche, sì. E che nascono quindi all'interno della Fondazione Michele. Allora, per quanto concerne l'avventurosa storia del biologico, che spero verrà pubblicata il prima possibile, cioè è proprio un lavoro che mi è stato stimolato da Giorgio Nebe e da Pierpaolo Pesce, perché appunto io mi occupo di agricoltura biologica da tanti anni, ho fatto tutto un percorso all'interno dell'agricoltura biologica, però ad un certo momento mi sono chiesto, appunto, nella visione del passato e prologo, ma da dove arriviamo, cioè dove siamo e dove vogliamo andare, no? E quindi ho iniziato a fare questo lavoro che inizia dalla metà del XIX secolo e arriva fino ai giorni nostri, quindi traccia quella che è già una storia di questo metodo, che in realtà appunto non è solo un metodo, ma in realtà è anche un movimento. Oggi è difficile trovare nell'agricoltura biologica il movimento, infatti il problema è questa cosa qua, no? Dove vogliamo andare? Cioè, se ci interessano le crescite a due cifre, che oggi già non ci sono più, o vogliamo porci effettivamente come pro bono pubblico? Cioè, voglio dire, vogliamo veramente cercare di contribuire a risolvere quelle che sono le problematiche oggi sempre più evidenti. E quindi questo è stato un filone di ricerca che ho sviluppato con Giorgio e con Pierpaolo, perché devo dire, Giorgio e Pierpaolo hanno lavorato in coppia su di me, ecco, questo bisogna chiarirlo. Relativamente al percorso che ho fatto nella ricostruzione di quella che è la tradizione agroecologica italiana, anche questo è un lavoro che prende avvio con il convegno sulle tre agricolture, dove già avevamo analizzato insieme la figura di Alfonso Draghetti, che è stato uno degli agronomi principali, l'agronomo, diciamo, il ricercatore in agricoltura più importante che c'era in Italia dagli anni 20 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ed è riconosciuto sempre a livello internazionale, perché comunque poi in Italia queste cose, queste figure si perdono completamente, dovremmo ragionare su questo aspetto. Padre riconosciuto dell'agricoltura biologica e dell'agroecologia, ecco, partendo da Draghetti, necessariamente poi si arriva prima a Pietro Cuppari, che è stato l'agronomo invece del Risorgimento, ed è anche lui considerato uno dei padri dell'agroecologia, perché è impressionante vedere come per l'analisi nel manuale dell'agricoltura di Pietro Cuppari del 1962, proprio è stato il primo manuale delle prime facoltà di agricoltura in Italia, 1800, scusate, ed è impressionante, perché già lì vedi un'analisi a matrice, cioè per lui il sistema agrario, quindi il sistema dell'azienda agricola è appunto un sistema, e per affrontare il suo studio bisogna ragionare sulle interazioni fra le varie componenti di quel sistema. E lui nel suo manuale struttura appunto questo tipo di analisi. Girolamo Azzi è del 1924 la prima cattedra al mondo di ecologia agraria, un'altra figura straordinaria di un'attualità sconvolgente, perché lui si occupa del problema del rendimento agricolo in funzione del clima. Cioè sviluppa una metodologia dalla quale poi
viene sviluppata una disciplina nuova, che è l'ecologia agraria, viene sviluppata ed è stata la prima volta che ecologia entra in una facoltà di agricoltura al mondo, è appunto di una attualità sconvolgente. Quello che accomuna questi personaggi, a cui poi si deve affiancare anche Hausmann, un altro personaggio, quindi sempre un ricercatore delle stazioni sperimentali di Lodi, e lui si era occupato del suolo, mentre quindi Azzi si occupa del clima, prevalentemente Hausmann si occupa del suolo. E per dire che in Italia abbiamo una tradizione incredibile, ma veramente incredibile, e altrettanto incredibile è come questa tradizione non interessi a nessuno, in primo luogo le istituzioni. Anzi, le istituzioni fanno di tutto per distruggere quello che è il patrimonio, l'eredità di questa tradizione. Ricordo che la stazione agraria sperimentale di Modena, che conteneva la più importante biblioteca di agricoltura d'Italia, perché aveva preso anche la biblioteca del Gran Ducato di Toscana, è stata chiusa nel 2006, i libri sono stati messi nei cartoni, sono stati inviati a Roma, sono stati lasciati lì 2 anni, poi sono stati distribuiti a chi si occupa di suolo, dei fertilizzanti, a chi si occupa di clima, ormai non ce n'è più, però per dire che poi quell'unitarietà dell'approccio ecologico, agroecologico, anche fisicamente tramite dei libri distribuiti da una parte e dall'altra, è stato distrutto. Quello che era l'ufficio di ecologia agraria all'interno del CRA, del Consiglio per la ricerca in agricoltura in Italia, è stato chiuso. Tutto questo è avvenuto nel 2016, quando subito dopo Expo è stato razionalizzato la ricerca agraria in Italia, chiudendo varie sedi decentrate, come era Modena, per centralizzare tutto su una struttura, e soprattutto per impostare la ricerca agraria in Italia sul modello delle aziende di spin-off biotecnologiche americane, e orientando tutta la ricerca in Italia sulle biotecnologie, quelle che sono chiamate le nuove biotecnologie, il CRISPR, e questo per dire che abbiamo tanto da fare per innanzitutto studiare queste figure e denunciare anche certe scelte, magari prospettare anche delle altre vie, diciamo, di salvezza. Grazie a te. Un lavoro molto importante, beh, ricordo anche il lavoro di Marino su Giorgio, in cui tra l'altro questi schemi qua sono proprio al centro, no, dell'opera. Tu batti molto su questo, proprio su una serie di immagini però sono importante questo lavoro su biologico, che è una citazione anche a livello di titolo rispetto alle opere che hanno usato, La Venturosa Storia dello Zucchero. Questo, il racconto, la narrazione, diciamo, che hai fatto dell'agroecologia, dell'unità produttive agricole come tradizione italiana, ma non per sciovinismo, ma perché altrimenti sono degli elementi che si perdono se non si riesce a costruire una cornice anche di riconoscibilità. E nel caso anche di Nebbia è importante che ci sia questo lavoro proprio storiografico per rendere quella figura lì e quel percorso lì leggibile. Altrimenti, già il fatto che abbia seguito molte prospettive e il fatto che a livello storico sia dominante l'attenzione degli investimenti inglesi, anglosassoni, fa sì che anche in questo ambito si perdano altrimenti queste tradizioni. Ma succede anche nell'ambito museale. Cioè, l'ultimo libro sui musei, di storia dei musei, l'ha fatto un francese ed è dedicato nell'origine per 2/3 all'Italia. Ma i libri di storia della museologia fatti dagli italiani partono con le Wunderkammer in Germania, Louvre British. E l'Italia, sì, vabbè, cioè, per dire, insomma, che è una cosa ricorrente. E anche questo ambito qua corre quel rischio, quindi sono... Una cosa a questo riguardo, per esempio su Girolamo Azzi,
che quindi lui danno cattedra nel 1924, Gerolamo Azzi, che in Italia non si è guardato nessuno, non si è occupato nessuno di Gerolamo Azzi, se non uno di quei libri sommersi, che ricorda Giorgio, della Proloquo di Imola, che ricorda il personaggio, e io, dove quello che rimane a Imola di Gerolamo Azzi è il nome di una via. No. Già il panico. Già tanto. No. Su Wikipedia non esiste Gerolamo Azzi. Non esiste Gerolamo Azzi. Gerolamo Azzi viene riscoperto negli anni 70 dagli americani, e dagli americani intendendo per americani sia nordamericani che sudamericani, i primi agroecologi come Altieri, Lisman, così, che ad un certo momento impostano uno schemino su quello che è la storia dell'agroecologia, dove mettono come primo personaggio Klage del 1928 e Azzi viene portato nel 1956, ma perché è solo del 1956 la traduzione del suo lavoro in inglese. E quindi anche oggi su tutti i manuali di agroecologia si trova Azzi, ma nel 1957 credo sia stato già a Bologna in pensione a incontrare Giorgio Nebbia, cioè quando ha iniziato a operare già nel 1911-1912. È un personaggio incredibile, anzi, perché lui entra entra praticamente in questo centro di meteorologia che c'è a Roma, che era stato fondato dal re d'Italia, cioè durante il periodo quindi della monarchia, che aveva una struttura incredibile, perché praticamente c'era un ufficio centrale a cui arrivavano dati da tutta una rete di stazioni sperimentali dislocate in tutto il territorio italiano, che davano le informazioni non solo meteorologiche ma anche fenologiche, cioè dicevano: qua la fioritura del grano è avvenuta all'inizio di giugno, dall'altra parte è avvenuta all'inizio. Sulla base di questa enormità di dati, il giovanissimo Gerolamo Azzi ha sviluppato un sistema di, proprio una metodologia di analisi di questi dati, che poi ha creato l'ecologia agraria. E sono storie incredibili legate al nostro paese, che appunto sono quasi cittadini. Prego. Prego. Luigi? No, visto che stiamo facendo... C'è ancora una relazione con la Francia. Non c'è ancora una relazione. Certo. E, no, una mi battuta, visto che... Qua sforare io. No, visto che stiamo facendo pubblicità al futuro libro di Alberto, voglio dire, primo, colma un vuoto. In Italia non c'è niente. È il primo libro che esce di ricostruzione dell'avventura della storia del biologico, e quindi va incontro a una domanda molto ampia tendenzialmente, cosa che è stata riconosciuta immediatamente da Piero Bevilacqua, al quale abbiamo chiesto una prefazione, che si è prestato immediatamente, ha fatto anche una lunga, qualificata, importante, che dà il senso del valore dell'operazione. Terzo, anche questo è un pezzo di eredità di Giorgio, nel titolo ma anche come nell'ispirazione originaria, come ha detto Alberto, quindi è un pezzo di quell'eredità che avevo indicato io stamattina. Ed è un pochino anche un lavoro corale, perché ad Alberto gli abbiamo dato un sacco di mani in letture, commenti, riletture, eccetera. Quindi ricordiamo anche Laura. Laura Novati ci ha messo una mano. Laura Novati. Quindi è un libro che... Speriamo anche la Iacapucchia. Essere più o meno in porto. Allora, quindi è un'opera... È un pezzo importante del lavoro che abbiamo... Che abbiamo merito di Alberto... Ma è un'opera che è un pezzo forte del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Sono tutti insieme, tutti insieme. Ebbene, adesso grazie ancora a Alberto. Detto che Varvà, citato prima, è stato tradotto in Italia da gli scritti economici, sono stati tradotti da Gaspare De Caro,
E ecco, da un ricordo all'altro, penso l'unico evento dedicato a Gaspare De Caro, il primo perlomeno è stato fatto qua, il secondo è stato fatto all'Università di Roma. C'era la presenza dei figli, che Gaspare De Caro è stato uno dei primi operaisti, e poi è stato lavorato per decenni alla Treccani. Questo a livello di storia dell'istituzione, insomma un altro contatto di Pierpaolo. E adesso torniamo alle scienze dure, perché Franco Padella è chimico, esperto in scienza dei materiali, e il titolo ha, diciamo, un doppio senso, perché il titolo è del suo intervento "I piedi sulla terra del chimico e merceologo". I piedi sulla terra è il nome del laboratorio sulla crisi ecologica del Centro di Riforma dello Stato. Appunto, l'autore ha pubblicato centinaia di articoli ed ha anche una serie di brevetti, vedo qui, e siamo molto curiosi di ascoltarlo e nel mio caso anche di conoscerlo pure a distanza. Quindi, Franco Padella, prego, si prenda il tempo che vuole, nel senso bene. Ma io, buonasera a tutti. Poi si è visto che volendo si può sforare, no? Tanto siamo qua, mai siamo verso la fine. Si sente? Sono si sente? Sì. Ok, buonasera a tutti. Ma sì, in realtà ho scritto parecchio, ma fuori dall'ambito, diciamo, di cui stiamo discutendo stasera. Nei fatti, io ho avuto un approccio professionale legato alle tecnologie della sostenibilità. Materiali per la sostenibilità e idrogeno, partendo come molti di noi da percorsi ideali ovviamente di sinistra, ma tentando per conto mio di sviluppare anche la professione in quella direzione, con dubbi, risultati evidentemente, no? Perché poi l'analisi critica del dopo ti fa vedere un po' meglio le cose. Comunque, quando io seguivo Nebbia dall'esterno, evidentemente, lo seguivo tanto nel suo mettersi in gioco e mettersi in relazione con il movimento ambientale, che vedevo da una parte acerbo, ma dall'altra bisognoso appunto dei contributi tecnici che spesso mancavano e che Nebbia colmava, diciamo, anche mirabilmente. Tuttavia, quando qualche tempo fa Marino ha proposto che io facessi una relazione su Giorgio, io un pochino qualche dubbio ce l'ho avuto, perché tutto sommato, e si è visto anche stasera, sono in molti che riescono a dare, diciamo, un'impronta di quel che era la personalità di Giorgio, sia per quello che fosse stato il suo impegno ambientalista, ma anche il suo impegno di politico, di pubblicista. Di una cosa che qui io dico, un po' mi si rivolge il cuore e lo stomaco a dirla, perché lui è definito fondatore dell'ambientalismo scientifico italiano. Questa parola a lui non piaceva e non piace neanche a me, perché io, partendo dal mio percorso professionale, ho vissuto esattamente l'influenza del capitale. Io lavoravo in Enea, ente pubblico, l'influenza del capitale nell'indirizzare i lavori della scienza e dello sviluppo tecnologico. Vi trascuro i dettagli, ma insomma i cambi di governo determinavano cambi di linea, le mode determinavano flussi sempre scarsi, ma più o meno scarsi di denaro, e l'ambientalismo scientifico è come terminologia, una terminologia che è estremamente ambigua. Nebbia, vedremo dopo, non ne pensava esattamente bene. Comunque, costretto a riflettere, perché l'invito mi ha costretto a riflettere, ho tentato di capire quale potesse essere un punto di intersezione tra una figura che in qualche modo era comunque carismatica e io, che di comune avevo solo forse la laurea in chimica. Tuttavia non era solo questo, perché sia Nebbia nel suo lavoro, diciamo, di ricercatore, sia io nel mio lavoro di ricercatore,
avevamo e abbiamo avuto entrambi una impronta sperimentale. Come tutti quelli che hanno impronte sperimentali, sbattono i denti sui fatti. E allora, a partire dai fatti, io ho provato, tentando anche di evitare delle agiografie che no, io non l'ho conosciuto se non posteriormente o lateralmente rispetto alla sua opera e ai suoi scritti, ma cercando anche di riportarlo un po' all'oggi, perché c'è un oggi che stride fortemente col pensiero di Nebbia. E quest'oggi, secondo me, stride tanto più nelle modalità in cui si dipana, io dico ovviamente in alcuni settori, diciamo, del capitalismo, perché il capitalismo è un sistema che ci sta dominando, quindi va nominato per quel che è, ma anche in alcuni settori, diciamo, ambientali. Questa terminologia sostanzialmente, e in parte è stato già detto, è la terminologia dello sviluppo sostenibile. E a fianco allo sviluppo sostenibile, come corollario logico, non si dice ma senza questa cosa non sarebbe neanche possibile supporre semanticamente uno sviluppo sostenibile, c'è il corollario dell'economia circolare. Ora, che questi termini siano dominanti nel dibattito mainstream non è molto strano. Pezzi di capitalismo, probabilmente quelli che sono più assillati, diciamo, dall'economia fossile, o ne hanno meno dipendenza, tutto sommato, non ne hanno vantaggi diretti, pensano a forme di capitalismo verde, ammesso che sia possibile, che questo invece sia assunto come item, come mantra da parte delle forze ambientaliste, sia rappresentate in Parlamento, sia non rappresentate, e addirittura da parte di collettivi più o meno radicalmente oppositivi, a me fa un pochino rabbia, diciamo. Perché, come giustamente ci ha fatto notare Nebbia, ci hanno ricordato qua, ma è veramente possibile uno sviluppo sostenibile? Insomma. Quindi, ripartendo da Nebbia, lui si è occupato molto di questa terminologia. In un suo articolo del 2012 ce ne ricorda la genesi. Lui ricorda spesso la genesi delle cose di cui parla, sia la genesi di tipo tecnico delle cose, sia la genesi di tipo semantico, come in questo caso, che poi ha prodotto anche, sta producendo, diciamo, delle ipotesi politiche. Allora ci ricorda che il primo item da cui si dipana questo termine è i limiti alla crescita del 72, il Club di Roma e Aureliano Peccei. Limiti alla crescita, che è stato tradotto male in italiano come limiti allo sviluppo, è evidente che crescita e sviluppo sono due cose diverse, e poi la crescita era definita crescita quantitativa, crescita di beni e servizi. E successivamente, nell'80, Carter, se ne è parlato stamattina, sulla linea dei limiti alla crescita fece pubblicare un rapporto, il rapporto Barney Global 2000, che era radicalmente appunto in linea con quanto diceva il Club di Roma, cioè si ponevano dei limiti. Ma questo rapporto si incastrò con la campagna elettorale americana. La campagna elettorale americana contro Reagan fu oggetto di grandissime critiche da parte degli economisti, perché gli economisti partono dall'assunto che l'innovazione tecnologica è in grado di sostituire tutto quello che riguarda la produzione di beni. E questa benedetta elezione fu vinta da Reagan. Reagan è il punto di svolta dello stato attuale del mondo. La società neoliberale fu, presa avvio da Reagan e della Thatcher e dal colpo di Stato in Cile, che iniziò le sue politiche in quel modo. Nell'87, quindi, c'era la necessità di mitigare,
mitigare gli effetti di un rapporto che diceva così non si può andare avanti. Nell'87 l'ONU con Brundtland, Our Common Future, il rapporto in cui si definisce lo sviluppo sostenibile. Uno sviluppo che sia in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Nebbia dice, insomma, mangiare una fetta di torta lasciando la fetta intatta. Questo è un po' il problema. Chiaramente dietro c'è qualcosa di più ampio, ci stanno l'analisi di Regan, c'è il secondo principio della termodinamica, ma andiamo avanti. Quindi, per dirla con Nebbia, lo sviluppo sostenibile diventa da quel momento il mito popolare, il mantra, tanto popolare quanto privo di significato. E qui la natura trasformatrice dell'uomo nei confronti dell'ambiente era sempre ben presente nell'attività e nella divulgazione di Nebbia, proprio perché lui era legato alle cose fatte, alle cose visibili. E per questo, come dire, i wishful thinking, che oggi sono tanto di moda, per cui potremmo continuare a svilupparci senza nessun danno, basta mettere quattro paleoliche, insomma, qualche problema lo danno. Non è entrato, diciamo, nei discorsi di oggi, ma qualche ora fa nelle Marche un'alluvione ha fatto, allagato, non mi pare ancora, facendo morire 8 persone. Qualche mese fa il ghiacciaio della Marmolada non c'è più. Quello che stiamo vedendo è figlio proprio delle denunce che faceva Giorgio, ma Giorgio come parte di un tutto, non era solo lui ovviamente, lui ha avuto il merito di portarla in Italia e di imporla al movimento ambientale. Però oltre i pianti che di volta in volta ci facciamo, contemporaneamente adesso nel piano d'emergenza votato da questo governo, che è ancora operativo, ci sono le centrali a carbone ab libitum, con i loro scarti nei corpi naturali, direbbe Giorgio, gas democratico da dittature democratiche invece che da dittature cattive, e non c'è nessun piano di sviluppo realistico e credibile di fonti non inquinanti o poco inquinanti di energia. Dico poco inquinanti perché in realtà sono inquinanti anche loro. Nel pensare che lo sviluppo sostenibile non fosse comunque fisicamente realizzabile, lui comunque, a differenza di altri, non pensava che la gente potesse essere sterminata, ma pensava, cercava, ragionava di come poter permettere a tutta la popolazione del mondo una vita decente. Una vita decente che significa consumi di energia minimi, significa capacità di sopravvivere, significa tutto quello che poi non è avvenuto e che poi causa anche, insieme alla depredazione, l'immigrazione, quello che stiamo vivendo. Nel 2012 scriveva: l'umanità sopravvive mantenendo una circolazione continua di materia ed energia dalla biosfera alla tecnosfera. E di questo abbiamo già parlato. E quindi di ritorno alla biosfera, natura, merci, natura. Le merci sono prodotte per mezzo della natura. Questo inevitabilmente provoca l'esaurimento e il deterioramento della qualità naturale delle riserve residue. E questo fa parte dello stesso meccanismo di funzionamento della tecnosfera. La tecnologia può ridurre la massa dei materiali necessari per unità di servizio fornito, ma l'avvento di una società immateriale o smaterializzata è un mito. Io, nel mio lavoro professionale, sono stato testimone di come il primo ministro ambientalista dell'ambiente, e chi si ricorda mi evita di dire il nome, puntasse tutto sulla dematerializzazione dell'economia. Ok? Indipendentemente dal tasso di crescita della popolazione e dell'aumento della domanda di beni materiali, una società di stato stazionario, e anche qui dà delle botte, non è concepibile né realizzabile. Lo stesso vale per una società di sviluppo sostenibile.
l'attuale estrazione di risorse materiali e la contaminazione delle risorse residue sono già insostenibili, questo 20 anni fa. Tutto ciò che possiamo fare è immaginare un sistema di rapporti umani ed internazionali che siano meno insostenibili. Nel 2011, quindi 10 anni dopo questo testo, il mondo aveva 7 miliardi di persone. 7 miliardi di persone distribuite per 1,5 miliardi nella parte più ricca, nella parte a maggior sviluppo industriale. Europa, America, Canada, eccetera. 3 miliardi sostanzialmente Cina, India e i paesi a rapido sviluppo e 2,5 miliardi nei paesi più poveri. Il tasso di crescita della popolazione era circa 70 milioni l'anno, infatti oggi siamo a circa 8 miliardi, con una maggiore incidenza nei paesi più poveri. In termini di energia, dove l'energia può rappresentare i livelli di benessere raggiunti dalle popolazioni, l'Europa consumava 50.000 kilowattora e tutto l'Occidente in media, 14.000 kilowattora persona anno i paesi in rapida industrializzazione e 5.500 persona anno kilowattora persona anno i paesi più poveri. In questo quadro, diciamo, fattuale, un tentativo di stato ossessionario, e lui lo contestava, diceva: se noi riduciamo del 30-40% i consumi dei paesi ricchi, avremmo la possibilità di incremento del consumo energetico dei paesi più poveri del 50%, e tuttavia questo incremento li tiene sotto la loro capacità di consumo, la possibilità di consumo per avere una vita decente. Questa possibilità è fissata a circa 17.000 kilowattora anno persona. E questo, diceva, in questo lui dimostrava che, insomma, il concetto di stato stazionario è comunque un concetto difficile. Oggi la situazione è globalmente peggiorata. Le statistiche ci dicono che noi siamo rimasti fermi sulla media 50.000 kilowattora anno persona. Gli Stati Uniti hanno un consumo doppio, 97.000 kilowattora anno persona. La Cina è cresciuta del 40% ed è passata da 20.000 a 28.000 kilowattora anno. Tuttavia c'è sempre da dire che la Cina questi consumi ce l'ha perché molti dei prodotti che produce li facciamo produrre noi, per cui noi rimaniamo bassi anche perché la Cina sta crescendo. E comunque, al di là di tutte le dichiarazioni, diciamo, di buona volontà, i consumi globali di energia sono aumentati del 20% e oggi stanno a circa 170 milioni di gigawattora annuali, con le conseguenze emissioni nei corpi naturali, come diceva Giorgio. Le emissioni di CO2 oggi valgono per ogni anno 40 gigatonnellate anno. Questo è il quadro generale. Questo quadro ci dice anche che circa 1 miliardo di persone non ha accesso alla corrente nel mondo oggi e 3 miliardi di persone non hanno accesso a combustibili puliti per cucinare. L'equa gestione delle emissioni climalteranti, quella che servirebbe per rimanere sotto 1,5 gradi, viene chiamata carbon budget, di incremento di temperatura, e che è entrato pure nei rapporti mainstream, anche se poi viene del tutto non applicato, conferma queste previsioni di Giorgio. Affinché il 50% più povero della popolazione mondiale possa aumentare le proprie emissioni e quindi la propria condizione di benessere di tre volte, l'1% più ricco deve diminuire le proprie emissioni di 30 volte. Questo è lo stato delle cose oggi nel mondo. È un esempio, non mi piace neanche troppo, ma ho pensato questo velocemente e lo riporto. È come se quelli che guidano la Porsche Cayenne in maniera normale, cioè la Porsche Cayenne è un oggetto di violenza sulla natura, oltre che sui simili, insomma,
passassero immediatamente a guidare una due cavalli di prima generazione, cioè un oggetto che consumava, non dico una lampadina, ma diciamo 5-6 ferri da stiro, non di più. Quindi questo è il tipo di decremento che viene richiesto alla parte più ricca occidentale. Altri decrementi riguardano anche noi, ci riguardano tutti, ma chiaramente più stai in alto e più dovrai abbattere. Tanto per rimanere sul presente, una delle polemiche del presente è che alcuni partiti, Sinistra Italiana e Unione Popolare, vabbè, solo loro, stanno proponendo di contingentare, se non vietare del tutto, in Italia i voli dei jet dei ricchi. I jet dei ricchi è una follia, ma quando fanno gli accordi delle COP, di jet dei ricchi che volano, sicuramente ce ne sono moltissimi, e quegli accordi forse non riescono neanche a mitigare quanto quei jet stanno emettendo. Comunque, continuiamo sull'analisi dell'illusorietà delle scorciatoie, siano esse pure tecnologiche, e per quanto riguarda le emissioni, oggi c'è molta speranza nella transizione energetica verso le energie rinnovabili. Beh, anche qua, ma un po' è stato anche detto, dimostrato un attimo fa, se questa transizione non viene posta in un forte parallelismo con una sistematica e sostanziale ridefinizione dei rapporti sociali, in un quadro di rallentamento generale del consumo dei beni materiali e quindi dell'intensità estrattivista, perché non c'è solo un problema di quantità, ma c'è anche un problema di quanto in quanto tempo, si tratta di una soluzione tecnica magica, un wishful thinking, una di quelle soluzioni che sperimentalmente non sono fattibili e che trascura completamente quello che Giorgio chiamava il rapporto natura-merci-natura. Ora qui dico una cosa che se c'è qualche militante ambientale forse sarebbe pure, ma a me sarebbe piaciuto vedere la reazione che avrebbe avuto Giorgio alla visione di Planets of the Humans, il film finanziato da Roger Moore, molto duro per ogni militante ambientale. Sta su YouTube, se lo cercate lo potete vedere. Ci sono forse degli errori, in qualche parte è pure forzato, ma è assolutamente impietoso nel mostrare a tutti noi quello che può fare un capitalismo verde, un capitalismo che non smetta, come sua natura, di estrarre valore dalla natura. E questo se lo fa con le energie rinnovabili, per mezzo delle energie o per mezzo delle energie fossili, cambia poco. Probabilmente ci dà solo un po' più di tempo per collassare. La transizione del sistema energetico, infatti, porta con sé una grande richiesta di materiali. Per alcuni di questi materiali, gli organismi istituzionali, Commissione Europea, Nazioni Unite, Banca Mondiale, perché questo gioco sta anche nel percorso della Banca Mondiale, ci dicono che è probabile che non ce ne sia abbastanza, e di questi materiali non parliamo soltanto di neodimio o terre rare. Oggi parlano molto di litio, ma il litio non è il materiale più critico. Potrebbe essere critico addirittura rame o l'acciaio in alcune condizioni. Scusate, potrebbe essere critico anche questo. L'estrazione e la purificazione dei minerali è un'attività fortemente inquinante e richiede grandi quantità di acqua e di energia, movimentando altrettanto grandi quantità di materia. Lasciata alle regole del mercato, e oggi la transizione è pienamente nelle mani del mercato, riagganciandomi al mancato intervento di Cingolani nei piani di emergenza, tanto per capirci, avremo nuovi problemi dell'ecosistema con incrementati percorsi di ingiustizia sociale. Pochi grammi di terre rare, il famoso lantanio che serve per i magneti che vanno nelle paleoliche e io dico purtroppo anche nelle macchine elettriche, perché a me non pare un gran successo la traslazione
di massa nelle città da macchine termiche a macchine elettriche. Nelle città bisognerebbe traslare al mezzo pubblico, punto. Dunque, l'estrazione di questi minerali comporta la movimentazione di tonnellate di roccia. Spesso queste rocce hanno contenuti radioattivi intrinseci nei minerali ed inquinanti. Li chiamano inerti in mineralurgia. Questi inerti vanno nella maggior parte dei casi reimmessi nei corpi naturali, accantonandoli a fianco alla cava, con i potenziali rilasci di contaminanti ancora una volta nell'ambiente. Basta una pioggia, eh? Siccome per estrarre spesso si attacca con acidi, si attacca con vapore, si attacca con vari agenti aggressivi, una pioggia poi ce li riporta giù. Un magnete permanente di un aerogeneratore di pochi megawatt contiene diversi quintali, centinaia di chili di neodimio ed altre terre rare. Le installazioni odierne sono fatte di decine e decine di singole unità di 10 o 15 megawatt, quindi basta, come dire, fare le somme e vediamo quello che succede. E qui si apre il tema dell'economia circolare, che è il pilastro su cui regge lo sviluppo sostenibile. Perché l'idea è quella che i materiali sono sempre gli stessi. È evidente che almeno per i materiali di uso consolidato, recupero e riciclo è possibile quanto necessario. È anche in qualche modo praticato, l'alluminio, il ferro e così via. Man mano che le nuove tecnologie energetiche si consolideranno, un certo grado di recupero di materia sarà anche qui possibile. Ma qual è l'efficienza di questo recupero? Qual è la qualità di questo recupero? Quanta energia bisogna mettere nel materiale contaminato per recuperare l'elemento che ci interessa? E quanto inquiniamo per fare questo recupero? Tanto per capirci, le lattine d'alluminio, che sicuramente come dire, hanno una diffusione enorme, sono verniciate. Quella vernice, quando andiamo a fusione sull'alluminio per recuperare l'alluminio, contamina l'alluminio. Certo, poi possiamo pulirlo, certo, possiamo inventarci delle cose, ma lì entra energia. E poi gli scarti, con la vernice strappata dall'alluminio, che ci facciamo? La bruciamo in un inceneritore? E così via. Allora, io sempre in un testo, diciamo, di un'importante fondazione ambientale, ho letto: è del tutto possibile recuperare la materia da qualsiasi livello di disordine, purché si disponga di energia sufficiente. Cioè, secondo questo assunto, io purtroppo conosco pure chi l'ha scritto, e conosco non direttamente, ma è un assunto da mettersi le mani nei capelli, soprattutto per chi ce l'ha. Cioè, la logica che c'è dietro, che siccome l'energia del sole è infinita, perché questo c'è dietro, io posso utilizzare energia infinita per recuperare infinitesimi di materiali dispersi in quintali di altri materiali. È chiaro che è irrealistico, non è che bisogna scomodare un per ora inesistente quarto principio della termodinamica, che è quello su cui, come dire, un po' provocatoriamente ci informava Georgescu Regen. È irrealistico, perché anche l'energia del sole rispetto alla nostra capacità di utilizzo non è infinita, perché questo concetto che è infinito è un concetto sbagliato, come è sbagliato l'altro concetto, che è quello che l'energia del sole e del vento è gratis. No, non è gratis. L'energia del sole e del vento comunque comporta un costo materiale che paga l'ambiente, ed è comunque anche funzione delle capacità di investimento che i soggetti hanno. E quindi un soggetto con grosse capacità di investimento è in grado di fare grossi impianti rinnovabili. E questa è una delle basi del capitalismo verde. Capitalismo verde che oggi, vabbè, dovrei dire altre cose in dettaglio, tanto possiamo sforare. Noi abbiamo in Germania il movimento verde più bellicista dell'SPD, che pure non scherza. Oggi c'è qualcosa che non mi torna più. Comunque,
Pensare che le attività di uso circolare della materia possono essere risolutive rimane un bellissimo desiderio e trascura i principi base del pianeta, appunto. A tale proposito è necessario, dicevo prima, citare Georgescu Regen, un economista di cui troppa parte del movimento ambientalista ha scordato il contributo. Per dirlo con le parole di Nebbia, Georgescu Regen sostiene che qualsiasi scienza che si occupa del futuro dell'uomo non può procedere senza tenere conto delle leggi della fisica. Ma il secondo principio oggi è scomparso dall'orizzonte. Il secondo principio è la degradazione dell'energia e non è immaginifica. E la principale, espressa dal secondo principio della termodinamica, spiega che alla fine di ogni processo la qualità dell'energia peggiora sempre. Per qualità va intesa l'attitudine dell'energia ad essere ancora utilizzata da qualcun altro. Qualsiasi processo che fabbrica merci e cose materiali impoverisce, insomma, la disponibilità di energia nel futuro e quindi la possibilità di produrre altre merci e cose materiali. Non si tratta solo di una scarsità, seppur remota, di energia. La scarsità riguarda anche i materiali, i minerali, i prodotti agricoli. Si è, insomma, di fronte allo stesso fenomeno descritto dalla legge dell'entropia, che è il secondo principio. Anche la materia tratta dal pianeta, dopo l'uso, si degrada. I rifiuti e scorie non più utilizzabili. Tanto per capirci, i pannelli sono fatti di silicio. Nel silicio ci stanno dei dopanti, diciamo, dei dopanti negativi o positivi, portatori di carica o accettori di carica. Questi dopanti, a seconda del tipo dei pannelli, sono più o meno, come dire, tecnologicamente avanzati, ma sono comunque dei dopanti, sono minoritari rispetto al silicio. Tirare fuori questa roba dal silicio costa energia, ne costa tanta. È di quale qualità? È di quale qualità? Lo stesso è per il litio, lo stesso è per i magneti permanenti. In realtà i processi di recupero esistono, ma sono processi ad alto impatto, non a basso impatto. Quindi riciclano anche il problema, non solo la materia. Dove sto? Ok. E ancora, se volete salvarvi, e questo è stato già detto, anche questo, dovete sviluppare una bioeconomia. A parer mio sarebbe meglio ribattezzarla ecoeconomia. La genesi di bioeconomia è ovvia, no? Cioè tu utilizzi la natura e dopo l'utilizzo ributti in natura, quindi devi essere in grado di chiudere il cerchio. Tuttavia l'utilizzo che facciamo noi della natura è molto hard, non è un utilizzo soft, è l'utilizzo hard della natura. Cioè un pezzo di ferro che in fondo è una delle cose meno nocive, se te buchi col ferro devi prendere tetano, ma insomma non è quello il problema, ci mette, anche se è un filo di un millimetro, ci mette decine e decine e decine d'anni a ritornare in natura. Quindi anche di questo forse bisognerebbe iniziare, diciamo, una riflessione sull'impossibilità della sostenibilità, diciamo questo. Affiancando alla contabilità dei flussi di denaro che descrive la vecchia economia, ed è stato detto, una descrizione delle risorse naturali e delle scorie per il cui ottenimento e smaltimento dovrete spendere sempre più fatiche e soldi. Un'economia che tenga conto dei cicli naturali e quindi, qui dice, la bioeconomia darà utili indicazioni per le decisioni che dovrete prendere. Purtroppo non ce la date perché le decisioni sono andate in un'altra natura. E non compiacetevi troppo nell'illusione dell'uso dell'energia solare, e qui, anche qui siamo qua oggi. La sua cattura con macchine comporta un costo di materiali e quindi di energia. Non avesse mai scritto questo Georgescu Regen, mettendo in discussione il mantra della crescita verde, è stato cancellato dal pensiero corrente, non solo ancora una volta dal mainstream, ma anche e tanto dal pensiero ambientale più o meno responsabile attualmente diffuso. E Nebbia nel suo lavoro, nei suoi flussi, va proprio in questa direzione, la direzione di capire come chiudere i cicli. Si augura con Manford l'avvento della società neotecnica ed ecotecnica, in cui la tecnologia sia subordinata ai bisogni umani e non viceversa.
negli annali di statistica, quindi nel 96, pubblica un lavoro in cui lui stesso pone le basi, e anche questo è stato ricordato, della contabilità dei flussi di materia e energia, e riprenderà più volte il concetto, in particolare nelle sue dissertazioni per le lauree che gli sono state date nel Molise a Bari nel 98 e 99. Non la volevo dire, ma forse non vale la pena, va detta, gli è stata data un'altra laurea, una terza laurea in economia, in cui non riprese questo concetto, ma in realtà la sua terza laurea che gli diede l'Università di Foggia era intitolata Economia e commercio del clima e delle foreste. Le COP in realtà stanno parlando di questo, non stanno parlando di come diminuire le emissioni, stanno parlando di come rendere le emissioni e l'intero pianeta oggetto di commercio. Questo è quello che non esce fuori dalle COP. Le Conference of Parts, di cui la più importante, diciamo, è stata Parigi, il fallimento è stato l'anno scorso Glasgow, la prossima Sharm el Sheikh. Tutte queste analisi poi culmineranno nel lavoro citato su statistica del 2003, il prodotto interno materiale lordo dell'Italia nel 2000. Io non entro in analisi di maggior dettaglio, ma già nel 96 le sue tabelle dei flussi materiali vedevano circa 3 miliardi di tonnellate di materiali che attraversavano l'Italia provenienti dai differenti settori. Di questi 3 miliardi, il 17%, e non è una bazzecola, veniva reimmesso in natura, e di questo 17% solo il 18% subiva un qualche tipo di trattamento. Quindi, ecco, questi numeri danno un po' la dimensione dell'impatto che noi allora, ma oggi è senz'altro peggiorato, diamo al nostro motore economico in merci e in servizi. Interessante anche la valutazione che sempre allora, nel 96, fa quando esprime in termini di carbonio le sue tabelle. Allora, sempre in quell'anno, la quantità di carbonio immessa nei corpi riceventi, e i corpi riceventi sono in massima parte l'atmosfera, è maggiore di quella del carbonio fornito dalla natura alle attività economiche, perché nella natura vengono immessi prodotti di combustione, e siccome relativo all'Italia dice soprattutto anidride carbonico, ma anche ossido di carbonio, metano, idrocarburi, eccetera, dei combustibili fossili in gran parte di importazione, perché il ciclo lui lo chiudeva sull'Italia, allargando il ciclo al mondo, è ben evidente che è difficile chiudere il cerchio. Se noi nell'ambiente liberiamo qualcosa che la natura aveva ben, con buone capacità, aveva sottratto nel corso dei secoli, ad estrane. La CO2 che sta, i fossili che stanno sottoterra sono stati estratti dalla natura e accantonati. Noi in due secoli abbiamo rimesso in giro roba che è stata accantonata in milioni di anni. Da queste note sommarie e parziali ben si evidenzia come nel percorso natura merce natura la critica di Nebbia all'estrattivismo, e l'estrattivismo, io lo voglio ricordare, è il principio base di ogni società basata sul capitalismo, fosse sempre fondata su basi solide, scientificamente corrette e mai basata su presupposti ideologici. Tanto per capire, non bastava dire che i padroni sono cattivi, cosa che spesso viene detta, o velleitari da una parte, o di adeguamento al sistema corrente dall'altra, e su questo vengo dopo. Nel suo percorso di scienziato e contemporaneamente di militante ambientale, Giorgio si rammaricava della scarsa cultura scientifica del paese, e io oggi dico ben alimentata dall'alto. I processi di riforma delle scuole e dell'università vanno tutti nella direzione di una ignorantizzazione di massa. Ho trovato ingegneri in laurea specialistica che non erano buoni a mettere in righe e colonne dei numeri coerenti tra di loro, o ingegneri che avevano paura di mettere le mani su una spina staccata.
nelle sue battaglie si fece sempre carico in prima persona delle problematiche tecnico-scientifiche che a quelle battaglie risultavano correlate. Dei chimici, e io sono chimico, lamentò il silenzio, ricordando le parole di Linus Pauling, un altro chimico, uno che però non stette zitto perché prese due Nobel, uno per l'elettronegatività, che è una cosa fondante della chimica, e uno per la pace, per il quale bisognava imparare a parlare a qualcuno che non siano le proprie provette. Ancora oggi siamo così, ancora oggi siamo così. Della chimica accademica criticò l'incapacità di superare la sua visione produttivistica, peggio mi sento, arrivando ad auspicare, e qui ci sarebbero da fare bandiere da mettere in tutti i corsi delle scienze dure, che al chimico, e io dico al chimico, al fisico, all'ingegnere, al biologo oggi tantissimo, fin dagli studi universitari si offra un insegnamento sulle conseguenze socio-economiche della produzione. C'era un sovversivismo della cultura che lui spingeva, e questo sovversivismo è un'altra parte che è stata sepolta nel linguaggio corretto. In un tempo di grandi trasformazioni del prodotto merce, lui vedeva un'espansione della sua materia, che era appunto la merceologia, verso l'analisi non semplicemente delle truffe, ovviamente, ma anche e soprattutto sulla qualità dei processi e dei cicli correlati per produrre dalle merci, sulla valutazione di un maggiore o un minore utilizzo nella natura nella determinazione di valore di un prodotto. Le tabelle di flussi materiali e di energia da lui proposte vanno esattamente in questa direzione. E per questo chiuso un secondo, il nodo di fare, come dire, l'impresa come soggetto dominante è un nodo che forse cozza perché con questa visione. Non perché l'impresa non abbia un valore in sé e non possa avere un ruolo, ma è che l'imperativo dell'impresa rimane un imperativo di tipo economico. Quindi l'organizzazione sociale o interviene su questo oppure andiamo al capitalismo verde. Gli imperativi economici saranno comunque dominanti. Qui veniamo per continuare una critica allo stato di cose presenti. Mi rendo conto che in alcune cose sono duro, e anche per chiudere, al pensiero di Nebbia nella sua parte finale dell'impegno diretto, sia come parlamentare che come militante. Giorgio Nebbia ha pubblicato migliaia di testi e di articoli scientifici. Oggi gli articoli scientifici di divulgazione sono stati codificati, perché abbiamo codificato tutto, si chiamano di terza missione, in un periodo lungo 50 anni. Se uno su Google Scholar scrive Giorgio Nebbia, i risultati che escono fuori sono 14.200, è un numero enorme. Per tale motivo, e con più di una ragione, è considerato uno dei più importanti e autorevoli esponenti dell'ambientalismo scientifico italiano. Tuttavia Giorgio non amava questo termine e in realtà ne ha dato una valenza negativa. In un'intervista a Pierpaolo Poggio, che io non conosco e spero si rimetta dai suoi problemi, al termine del suo mandato parlamentare nel 92 diceva: nascevano altre associazioni, altre persone si affacciavano nel movimento e ormai ero un vecchio, talvolta benignamente definito ancora come padre dell'ambientalismo, ma ingombrante residuo di un altro mondo. Nasceva l'ambientalismo scientifico, questo è lui che lo dice. Non bisogna sempre dire no, bisogna pure fare qualcosa, e io, come vecchio contestatore, un po' anarcoide, non servivo più. L'ambiente sembrava, ai miei occhi, occasione per ottenere assessorati e cariche pubbliche, ricerca di sovvenzioni e sponsorizzazioni. Non mi interessava più, e ancora, in un altro sito, la speranza di poter continuare sulla gloriosa strada della crescita merceologica si è diffusa non solo nella borghesia imprenditoriale, ma anche nel mondo ambientalista, quello da cui era nata la grande contestazione degli anni 60 e 70. E così ci sono stati volenterosi sforzi per attuare un ambientalismo scientifico.
per proporre soluzioni tecnico-scientifiche coerenti col disegno di sviluppo sostenibile, pur nella doverosa possibilità di produrre, consumare e disporre di beni materiali. Faccio un'altra digressione, ma non vi viene in mente il Mater B? Voi non sapete che cos'è il Mater B? È la bioplastica, quella degli shopper. Invece di tornare agli antichi shopper non usa e getta, abbiamo sostituito gli shopper di polietilene con gli shopper di Mater B, fatti sostanzialmente col Gran Turco e portati ad esempio di economia circolare. Il Mater B si degrada, è vero, va tutto bene nel degrado, si degrada, però il suo degrado comunque ha comportato costi di energia, e i costi di energia non contano un cavolo, anche perché probabilmente non mi ricordo l'azienda, è un'azienda alimentata verde, almeno per l'80-90%. La Novamont, esatto. Non si fanno i conti dei costi per alimentare, diciamo, la crescita del mais, gli eventuali, come dire, impatti su altre coltivazioni che non vengono fatte, e comunque era una delle cose più semplici da come dire, sostituire in maniera sostenibile, con carta fatta magari da bambù, il bambù cresce in un anno, e con le famose busta retina di quando io ero molto piccolo, che te le mettevi in tasca, aprivi la busta retina e ci mettevi la roba, cioè mi pare una cosa molto banale, ma invece no, si fa business verde. E qui Giorgio, nella constatazione, è una roba fatta dai chimici, l'amministratore delegato è una chimica, non è che contesto i miei, come dire, con i miei compagni, diciamo, di specializzazione. E purtroppo io, da scienziato dei materiali, c'ho un ministro che è scienziato dei materiali, no? Però anche lì già si vedeva, quando io con i denti stretti cercavo di capire qualcosa di quello che dovevo fare, lui girava con una bustina d'acqua, il ministro, dicendo: questo sarà il computer del futuro, perché allora si pensava molto all'auto-organizzazione della materia. Cioè è stato molto bravo il ministro a diventare ministro passando per l'IT, per Leonardo e così via. Va bene. E qui Giorgio, ritorniamo a Giorgio, nella constatazione delle diverse strade che ha preso il movimento di contestazione ambientale, si trova, seppure con carattere mite, molto più mite, nello stesso terreno ideale di un altro ambientalista, talmente difforme dal pensiero oggi corrente, al punto di essere addirittura cancellato da qualunque sito tra i padri dell'ambientalismo, Dario Pacini. Qui, secondo me, c'è il punto d'incontro tra Giorgio Nebbia e Dario Pacini. Ma questa comunque non è la sede per discutere di ciò e per approfondire questa discussione che secondo me vale la pena fare. Di Giorgio resta oggi e prepotente il rigore scientifico nelle osservazioni delle cose, l'indipendenza di giudizio, l'autonomia dai poteri costituiti, il grande bisogno di fronte ai cambiamenti dei corpi naturali, lui li chiamava così, che stiamo osservando e che sono in grado di compromettere la stessa possibilità di vita umana, almeno per gran parte della popolazione del pianeta, di riprendere i percorsi di ribellione allo stato di cose presente. Bisogna riattualizzarlo Come un pensatore del futuro, tentando in ogni modo, con ogni competenza, con ogni capacità, la costruzione di una società più giusta, che sia in grado di avvicinarsi il più possibile, anche se non di non raggiungere, alla chiusura del cerchio. E sapendo che non ci salveremo né in un impossibile ritorno alla natura, quale natura e di quale tempo, molta di quella natura è già morta purtroppo, né nelle più o meno grandi fughe tecnologiche, quelle che Manford chiamava la mega macchina, che oggi appaiono essere nel pensiero dominante le sole soluzioni salvifiche possibili. Io penso di aver finito, di aver buttato qualche provocazione, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per l'intervento.
per le chiose, le autochiose, e per le digressioni che sono state anche divertenti, ma in ogni caso molto incisive, mi sembra di poter dire. E anche l'idea che il 1980, con quell'elezione di Reagan, sia stato forse l'anno che chiude quei discorsi aperti nel 72, forse è realistico. Tra l'altro in quella campagna elettorale dice, Reagan vince e perde Carter, che aveva dietro Lush, che poi è autore di quella grande ricerca proprio per stare sull'agricoltura, sul populismo, populismo agrario americano, è una ricerca che poi viene sviluppata negli anni 80, quindi forse sì, è la fine probabilmente di un ciclo. Ma comunque sono stati moltissimi gli spunti. Adesso si tratta di fare l'ultimo intervento in cui c'è Gianluca, c'è giusto? Gianni Sciola, direttore della Fondazione Micheletti. Quindi, io posso dire, andando anche verso la chiusura del convegno, che insomma è una giornata molto, molto positiva, importante per gli scambi che ci sono stati, per il dialogo, per la conoscenza che poi c'è stata tra persone che magari si erano lette, ma non si erano incontrate. Poi per me è motivo di particolare felicità che questo giorno si sia tenuto qui in Fondazione Micheletti, era il luogo in qualche maniera vocato per questo momento, però non c'è mai niente di ovvio, e anche per arrivare a questo convegno, insomma, abbiamo fatto anche noi la nostra strada, una serie di percorsi si sono intrecciati, hanno trovato una maniera per andare avanti insieme, quindi per me anche questo, insomma, è una cosa molto, molto positiva, e quindi è significativo, anche giusto, insomma, che l'ultimo intervento sia fatto da Gianni sulle attività che sono state effettuate, che sono in corso, dedicate all'archivio di Giorgio Gabriele Nebbia. Prego. Grazie René per questa ultima considerazione. In realtà è abbastanza incidentale il fatto che sia io ad intervenire. Era previsto Gianluca Rossi, qualcuno di voi lo conosce, forse altri hanno avuto a che fare con lui, se hanno avuto modo di consultare anche da remoto i fondi della nostra biblioteca, dell'archivio, è il nostro archivista, per impegni di lavoro non può essere presente oggi, sicuramente non avrò la brillantezza con la quale avrebbe esposto lui il lavoro sulla Digital Library dell'archivio Giorgio e Gabriella Nebbia, dato perché ha materialmente il lavoro, o meglio sta facendo materialmente il lavoro, assieme a Giovanni Galeri. Abbiamo concepito quest'ultima comunicazione quando appunto si pensava che sarebbe stato Gianluca a presentarla, perché ci pare assolutamente necessario dare contezza del lavoro nel progetto complessivo. Lo accennavo in apertura, il progetto complessivo prevede il convegno di oggi, poi un convegno, come ho citato, come ho detto, che si terrà settimana prossima a Torino, al Centro Sereno Regis, su Giorgio Nebbia, militante antinuclearista. La realizzazione di una serie di attività didattiche che abbiamo svolto, la pubblicazione di un opuscolo su ecologia e giustizia sociale, l'abbiamo fatto passare in loop nell'intervallo e passerà alla fine della nostra sessione di oggi. Però non si tratta solo di dare contezza, parte al Ministero dell'Università e della Ricerca che ha finanziato questo progetto, di darne contezza a voi, ovviamente in quanto presenti al convegno, ma è una delle questioni che ci siamo posti, e cioè avendo acquisito come Fondazione Micheletti l'intero patrimonio che viene dall'archivio di Giorgio e Gabriella Nebbia, come organizzarlo, come renderlo fruibile, come metterlo progressivamente a disposizione degli studiosi. Devo dire che anche per le riunioni di preparazione svolte con René, con Luigi, con Marino, con gli altri che si sono occupati, come dire, del focus di queste questioni, è probabilmente la sfida principale. È probabilmente la sfida principale che passerà, voglio sperare, attraverso la pubblicazione degli atti della nostra giornata. Ma certamente questo è un lavoro, una volta si sarebbe detto, di lunga lena e di lunga durata.
Perfetto, grazie. Allora, ci siamo posti, la primissima questione riguarda ovviamente le finalità e i destinatari. Allora, rendere, non leggo in parte interpreto, in parte concedetemi, come dire, questo procedere un pochettino calligrafico. Allora, rendere accessibile, promuovere e diffondere l'immenso patrimonio documentario che ci ha lasciato in media. Evitare la dispersione non è cosa da poco, ovviamente, perché abbiamo fatto riferimento nel corso delle riunioni e anche degli interventi di oggi a quanto materiale abbiamo recuperato, non solo proveniente dall'archivio Nebbia, è una delle sfide che comporta, anche dal punto di vista logistico, materiale, economico, scusatemi, una serie di impegni non indifferenti della Fondazione e di chi con la Fondazione lavora o collabora da collaboratore esterno. Quindi evitare questa dispersione, la sparizione dei contenuti su diversi web che peraltro sono stati realizzati dallo stesso Nebbia e ovviamente permettere all'utenza di ritrovarli in maniera intuitiva, e questo credo sia stata forse il focus principale, la sfida principale. I destinatari, va da sé, studenti, ricercatori, studiosi, qualcuno era presente oggi al di là del novero degli interventi che si sono succeduti, e comunque in generale chiunque sia interessato a conoscere l'attività di Giorgio Nebbia e, consentitemi, la sua straordinaria attualità, al di là degli anni in cui sono state concepite o... perché? Va? Devo... Vai, metto ordino, faccio... Vai, grazie. Allora. Quindi innanzitutto la catalogazione e l'indicizzazione, il lavoro principale è ovviamente quello della digitalizzazione e l'obiettivo è quello di realizzare un sito web per la fruizione di questi contenuti digitalizzati, consentitemi di dire che afferiscono alla Fondazione, non uno, ma più siti web. C'è quello in generale della Fondazione nel quale chi è in grado, chi conosce il meccanismo, anche su un piano intuitivo, riesce ad arrivare ai vari contenuti. Una parte del sito riguarda i notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana, c'è uno specifico che riguarda Altro Novecento, che in qualche modo abbiamo connesso in modo tale che il ricercatore anche intuitivamente possa arrivare, perché questo è anche il modo di procedere spesso del ricercatore, se mi consentite l'espressione, non informato o non informato abbastanza, e questo è una delle questioni che ci siamo posti. Quindi realizzare una digital library, e ripeto, non è solo una questione di rendicontazione che faremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Questo è un lavoro che, a prescindere dal finanziamento che abbiamo avuto e che riusciamo almeno in parte ancora ad utilizzare, ripeto, per i prossimi mesi, intendiamo condurre. Diversamente, buona parte dei discorsi che abbiamo fatto, scusate la brutalità, finirebbero per avere meno senso di quello che in realtà hanno. Allora, la consistenza, per far tremare, come si dice, le spalle e i denti a tutti, di quello che si autodefiniva un raccoglitore di carte, Indietro? Ok, no, ero andato avanti io. Vabbè. Si autodefinisce raccoglitore di carte, una citazione che troviamo poi anche in una serie di pubblicazioni, le evito, ma insomma, la raccolta di queste carte, qualcuno ha detto oggi addirittura i biglietti del tram, non so se arrivassimo fino a questo livello, ma insomma, gli ha consentito di sostenere le sue ricerche nel corso degli anni, di spaziare, come ampiamente dimostrano buona parte dei contributi che sono stati qui presentati oggi, in molteplici campi di studio, anche trasversali, perché questo è uno dei focus principali, proporre una produzione ampia di pubblicazioni e tenere traccia di una corrispondenza, e anche questa era una sistematicità, come dire, non comune, nemmeno nell'ambiente degli studiosi più accreditati, con studiosi di diversi paesi e di diversi continenti. Aggiungiamo, almeno di mio, del profano, per anni nei quali questa scienza si veniva a definire e non era codificata nei termini in cui la affrontiamo oggi o la conosciamo oggi. Un'idea della consistenza, e qui veramente numeri da lasciare sgomenti, più di 450.000 carte ordinate in raccoglitori a leva, faldoni e scatoloni,
parte di questi sono a poche centinaia di metri da qui, nel centro studi dell'ambiente, qui in via Matteotti. 250.000 di queste inventariate sono quelli che provengono, che riguardano l'energia solare e sono provenienti dall'archivio centrale dello Stato, e per chiunque non abbia un'idea del lavoro archivistico, 600 metri lineari di scaffalature, che credo siano un numero che ci dice qualche cosa. E qui la selezione che ha fatto Gianluca, alcuni dei titoli, delle opere di questo opuscolame, di quello che normalmente viene definito anche materiale grigio. Non so se si leggono, ne leggo qualcuno io, però orbo come sono, non ce la faccio. L'innocuità degli oli d'oliva, considerazioni sui rapporti tra i detergenti sintetici e i saponi, prospettive tecnico-economiche della produzione dell'acido, va bene. Comunque, si tratta di tutto questo materiale. Come è schedato questo materiale? Posto che il lavoro viene svolto, ripeto, da Gianluca Rossi, il nostro archivista, che ha, se mi consentite, non c'è, quindi lo posso dire, una attitudine e una puntualità rispetto alla catalogazione del materiale che gli viene assegnato assolutamente rimarchevole. Comunque, come è stata concepita? Bene, è stata concepita come un sito web, e come tale un sito web è per definizione in progress, ovviamente, che mette a disposizione i contenuti digitalizzati, che ottimizzi il più possibile l'attuale distribuzione di questi contenuti sui diversi siti web, alcuni di questi realizzati dallo stesso Nebbia, e ovviamente, dicevo, aperto inevitabilmente a integrazioni future, in particolare ai fondi che afferiscono al Centro di Storia dell'Ambiente. È stato detto da qualcuno, nel corso dell'estate abbiamo acquisito, tra i tanti, stiamo parlando di 20-25 scatoloni di documenti e di libri, l'archivio di Virginio Bettini, che a sua volta attende una catalogazione, sistemazione, eccetera. Si tratta, così per dare anche un'idea dei contenuti, grosso modo di due sezioni. Allora, fonti per la didattica e la ricerca, una selezione di documenti digitalizzati secondo percorsi tematici, e in questo caso ci sono schizzi biografici, note ecologiche sulle cose, state citate in uno degli interventi precedenti, interventi sull'energia solare, e contengono peraltro, è andato via Cesare Silvi, ma una serie di materiali che arrivano dal fondo di Giovanni Francia, ripetutamente citato nel corso del suo intervento, e conservato, ripeto, da sé, qui in fondazione. Filmati didattici a vario titolo, che contiene dei video prodotti dall'Istituto Comprensivo di Castagnato, partner complessivo del nostro evento, e che sono stati realizzati appunto nelle attività che afferiscono a questo progetto. La seconda sezione, per come dire, comodità di catalogazione, ciao Franco Dosobacenia, l'opera Omnia di Nebbia, che escluse le monografie a stampa, comporta e comprende articoli pubblicati su quotidiani, contributi per riviste scientifiche, filmati con interviste, interventi a convegni e altro. Grosso modo stimiamo circa 5.000 documenti, e anche questo documenti che compongono sia di materiale cartaceo, sia di materiale già su supporto informatico, ma tenete conto, come dire, che c'è un'archeologia dell'informatica. Assolutamente. Sento il tuo intervento. Va bene, spero di farlo in modo più articolato e più sistematico. No, ma ci vado. Buon lavoro. Grazie per tutto. C'è un'archeologia anche dell'informatica, per cui in qualche caso c'è un problema, come dire, di traslare, di trasmettere parte della documentazione, ma questo, come dire, è un problema tecnico al quale anche con il nostro tecnico Fabio Vidini siamo in grado di dare risposte, ovviamente. E in che modo? Si è svolta la catalogazione, si svolge grosso modo attraverso le fonti già disponibili, va da sé, scusate per il riferimento, come dire, ovvio e anche un po' banale.
la catalogazione degli esemplari che arrivano dall'archivio cartaceo e la predisposizione di un set di dati, questo l'ho imparato anch'io nel corso del lavoro che stanno svolgendo Gianluca e Giovanni Galeri, attraverso lo schema Dublin Core. Cos'è Dublin Core? Per chiunque abbia un minimo di esperienza di catalogazione, è riferimento da un lato ai dati, ai campi necessari, autore, titolo, data, identificativo, tipologia, eccetera. Tra un attimo vedrete il modello di una scheda, ma poi anche a quello che banalmente possiamo definire un soggettario. E ovviamente è un soggettario ampio e trasversale. E questa è forse la sfida principale nel caso di materiali di quel genere che coprono, come dire, un universo semantico e tematico della portata di cui abbiamo parlato oggi. I dati sono inseriti attraverso un open source Omeka S, e va bene, ma questo è proprio un tecnicismo, che però consente un collegamento immediato, per cui anche dal punto di vista operativo mi è capitato di assistere, diciamo, ad alcune sessioni di lavoro di caricamento dati. Questo rende immediatamente il collegamento immediato tra le collezioni digitali e le risorse che già sono disponibili online. Questa è una scheda che non sia facilmente leggibile nemmeno da voi, ma è il rapporto, diciamo, è la scheda interna. Questa invece è la scheda così come può essere letta dall'utente all'esterno e come sarà letta. Le reazioni di Röntgen e di Wolf nella catalogazione di sostanze donatrici di medici. Ovviamente autore, titolo, consistenza, eccetera, cioè tutti i materiali, ripeto, che vanno a comporre il singolo item del complesso Digital Life. Un lavoro, se non fosse un riferimento, come dire, un po' troppo datato dal punto di vista storico, da censimento napoleonico, ma con gli strumenti che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi, ovviamente. Accanto ad ogni scheda, ovviamente, c'è scansione del documento in una o più pagine. Questo, se non sbaglio, sono una dozzina di pagine. A new method of identification of biological metal donors. Vabbè. Questo è il risultato complessivo. Il ragionamento e l'obiettivo, e cosa ci attendiamo da un lavoro del genere, non solo completare una parte dell'impegno che abbiamo assunto, o meglio che ha assunto chi ha concepito questo progetto, credo che sia il caso di fare nome di René Capovin, di Luigi Piccioni, di Marino, nel momento in cui è stato presentato, mi pare un paio d'anni fa, e poi approvato sostanzialmente un annetto fa, perché qui c'è un lavoro, diciamo, di 365 giorni più X sui quali intendiamo lavorare. Allora, fornire uno strumento utile alla comunità scientifica e non solo, contribuire a rendere attuale e feconda una riflessione, come dire, che riteniamo debba essere ulteriormente e in ogni caso valorizzata, e la citazione finale è una scelta di Gianluca e di Giovanni, che su questo stanno appunto lavorando attivamente. Una genuina difesa della natura e dell'ambiente richiede un controllo, una pianificazione della produzione agricola e industriale, degli insediamenti, la difesa dell'aria, delle acque, delle risorse naturali in quanto beni collettivi. Ora, nel momento in cui ci apprestiamo a dare seguito, continuare questo lavoro, è uno, come dire, dei punti di riferimento ai quali ci ispiriamo. Grazie. Grazie Gianni, secondo me ha una presentazione anche chiara del Renzi. Può essere ripresentata come pare a Torino. Sì, un lavoro appunto in fieri, ma importante. E niente, io chiudiamo qui. E eventualmente i commenti li facciamo più. Dopo Novastica, ma... Certo. Porre a qualche città di dedicare una via, Giorgio. Certo, un problema che si porrà. No? Forse c'è un problema di tempi dalla morte. Sì, forse 5 anni. Beh, ma no. In molti casi è stato bypassato. Un parco, prima, anche un parco. Caro, di aver avuto la moglie 2 anni, ma poi... Massimo, Brescia. Un parco. Roma, Bari. Può essere un'altra città, Bari.
No, ci abbiamo pensato, però credo che ci vogliono 5 anni per avviare. Sì, anche se in alcuni casi è stato allegramente bypassato, però cioè sono casi estesi. Però intanto d'accordo. Grazie. Bene. Allora, un saluto anche a quelli da casa, perché ci sono sempre stati almeno 5-6 persone collegate. Quindi, e grazie a Franco Padella per l'intervento fluviale, ricchissimo. C'è Alessandro, saluto, e varie persone via Facebook. Quindi, vabbè, un saluto a tutti. Grazie. Grazie.